per dire un no a questo attentato alla Costituzione. Conoscete la teoria dei vasi comunicanti? Cioè, ciò vorrà dire che per livellare, sì, alcune regioni che al momento vanno male saliranno, ma quelle virtuose dove la sanità in questo momento funziona scenderanno. Questo è il sistema di questi cambiamenti che tendono al miglioramento. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. È da un po' di tempo che non si faceva un evento nella splendida cittadina di Fiesole, dove vi ricordo che il movimento nel 2013 ha avuto un gran successo grazie ai cittadini, la seconda forza politica della città. Stasera ci occuperemo della nostra Costituzione e della riforma in cui ci dobbiamo esprimere il 4 dicembre. Volevo ringraziare anche l'amministrazione comunale e anche la presenza della nostra sindaca Anna Nagoni, che ci ha ospitato in questo bellissimo basolato che risale al primo secolo avanti Cristo. I nostri relatori sono per la parte politica Andrea Guardini, consigliere regionale, il nostro Alfonso Bonafede, deputato alla Camera dei Deputati, mentre per la parte tecnica il nostro attivista professor Soin, docente di diritto e economia, Augusto Capordo, coordinatore provinciale del Comitato del No, e Antonio Bellizzi di San Lorenzo, ricercatore universitario e scuola di scienze politiche. E vi lascio con un appello importante. Ci occorrono rappresentanti di lista per fare in modo che queste elezioni si svolgano in modo corretto. Per chi avesse voglia di dare una mano in questa bella lotta, si può rivolgere al nostro Antonio Di Rosa che è in sala. Grazie, passo la parola a Giuseppe Soin. Lascio subito la parola a Andrea Guardini, che è consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle, a cui ho chiesto non solo di parlare ovviamente della riforma di cui appunto stasera parleremo e poi speriamo avremo anche delle domande e faremo un dibattito, ma ho chiesto anche di dirci un pochino, essendo molto impegnati i rappresentanti del movimento, i portavoce del movimento in giro per la Toscana appunto a sostenere le ragioni del no, e dirci magari anche un qualcosa sugli attivisti, sullo sforzo che stanno facendo, su quello che ha visto, sulle sensazioni che ha. Quindi passo subito la parola a Andrea Guardini. Prima di tutto grazie di essere qui. Mi immagino che siate arrivati tutti dopo aver mangiato una frittura di pesce. È possibile? La battuta mi immagino sia quasi d'obbligo dopo che De Luca appunto ha chiesto un voto di scambio, suggerendo ai sindaci PD della Campania di portare a tutti i costi le persone a votare sì, magari offrendogli anche una frittura di pesce. Questo è lo scadimento, il livello di degrado, il livello di profondità della vergogna che non esiste più rispetto alle bugie che ci stanno raccontando. Proprio per dare l'idea delle bugie che vi stanno raccontando, io vi voglio leggere un pezzo che viene considerato qualitativamente molto importante del manifesto costituente del Partito Democratico, giusto per rendersi conto con chi abbiamo a che fare. Scrivevano nel 2007 nel manifesto costituente: la sicurezza dei diritti e delle libertà di ognuno risiede nella stabilità della Costituzione, nella certezza che essa non è alla mercé della maggioranza del momento e resta la fonte di legittimazione e di limitazione di tutti i poteri. Il Partito Democratico si impegna perciò a ristabilire la supremazia della Costituzione e a difenderne la stabilità, a metter fine alla stagione delle riforme costituzionali.
costituzionali imposte a colpi di maggioranza, anche promuovendo le necessarie modifiche al procedimento di revisione costituzionale. Questo è quello che il PD scriveva nel suo manifesto costituente. Metteva al primo posto la Costituzione e diceva letteralmente che era contrario alla modifica della Costituzione a colpi di maggioranza. Che cosa ha fatto poi? Questo è il PD. Il PD è in questo momento la peggiore soluzione che questo Paese potesse identificare per risolvere i problemi stessi di questo Paese. Ma la contraddizione e la bugia è parte integrante di questo sistema. Perché è parte integrante? Pensate solo al fatto che negli ultimi giorni Renzi sta cercando di mostrare i muscoli all'Europa, contestando l'austerità, contestando lo stesso patto di stabilità e il pareggio di bilancio. Ma se sta contestando il pareggio di bilancio, che è una delle aberrazioni più straordinarie che ci siano mandate, perché pareggio di bilancio vuol dire tagliare diritti sociali, pareggio di bilancio vuol dire eliminare gran parte del welfare, è dal pareggio di bilancio che nasce la legge Fornero, che ha voluto dire esodati, ha voluto dire problematiche enormi in termini di pensionamenti, ma è dallo stesso pareggio di bilancio che nasce anche il decreto Balduzzi, che vuol dire tagliare la sanità, vuol dire tagliare servizi. Allora, se contesta il pareggio di bilancio e sta facendo una modifica costituzionale, forse è il momento giusto proprio per rivedere anche il pareggio di bilancio in Costituzione. Allora, vedete il livello di ipocrisia che c'è dietro la campagna elettorale, senza entrare poi negli aspetti metodologici. Ci stanno proponendo una riforma costituzionale chi? Soggetti che sono stati eletti con una legge elettorale incostituzionale, il Porcellum. Soggetti che avevano l'incarico di fare la legge elettorale e poi di dover tornare a votare. E invece si sono assunti l'incarico, commissionato dall'Europa, commissionato dalla finanza internazionale, commissionato da J.P. Morgan, di ridurre al minimo la sovranità popolare, di dare un taglio netto alla possibilità dei cittadini di contare. E l'hanno fatto con gente che addirittura è stata rinviata a giudizio per la P3, per il sovvertimento della Costituzione e dello Stato. Cioè, questi soggetti sono stati rinviati a giudizio perché stavano facendo un attentato alla Costituzione, allo Stato, e a questi soggetti gli si è permesso di provare a scrivere una controriforma incostituzionale, perché di questo si tratta. Non è una riforma, è una controriforma, ci vuole portare indietro a prima della lotta dei partigiani, di fatto, perché è questo. E lo stiamo facendo con soggetti che sono stati proprio messi a giudizio, rinvio a giudizio di Verdini sta scrivendo la Costituzione insieme alla Boschi. Quindi vedete come è perverso il gioco che ci stanno proponendo, ma non è solo perverso, è diabolico, perché il primo elemento su cui dovremmo riflettere tutti quanti fin dall'inizio è una cosa elementare, una cosa banale. Questa controriforma è diabolica in senso etimologico, diavallo in greco, da cui deriva la parola diavolo, vuol dire spezzare, vuol dire dividere. Questa riforma, bene che vada, divide in due il paese. Bene che vada questa riforma, che vinca il sì al 52 o il no, speriamo, al 54, sta dividendo in due il paese. È la carta più importante su cui ciascun cittadino si dovrebbe riconoscere, è la carta che divide.
È una contraddizione enorme, se solo per questo non andrebbe approvata questa revisione costituzionale. Guardate, una revisione mica di poco conto, sono 47 articoli che vengono a essere modificati e sono 47 articoli che andranno tra clausole di supremazia, tra revisione dell'articolo 117 che modificherà gran parte del potere concorrente delle regioni e quindi andando a infrangere direttamente anche l'articolo 5 della Costituzione, che è l'articolo che dà potere agli enti locali, che dà potere alle comunità, modificando l'articolo 117 con la clausola di supremazia, questa revisione costituzionale toglie la possibilità alle comunità di poter contare, gli leva qualunque tipo di possibilità di poter dire la loro, e lo fa sulle infrastrutture, sulle grandi opere, sulle scelte energetiche, sulla gestione dei rifiuti. E che cosa ci vengono a raccontare? Ci vengono a raccontare delle bugie incredibili che renderà la sanità più uguale per tutti. La sanità è il pezzo che probabilmente verrà toccato meno da questa revisione costituzionale, perché la parte dispositiva e la parte gestionale delle ASL rimarrà in carico alle regioni, è la parte che probabilmente verrà modificata meno, proprio la parte sulla sanità. Perché? Perché è una fetta importante, è l'80% dei bilanci regionali, se no dove vanno a mangiare i consiglieri regionali, che sono una delle classi, io sono consigliere regionale purtroppo, però una delle classi più corrotte che il sistema abbia mai prodotto. E tutto questo attraverso continue truffe semantiche. La truffa semantica più significativa è quella che noi ci siamo purtroppo un pochino abituati, perché la usa spesso l'assessore Saccardi in Toscana e l'ha fatto anche con la riforma, anche lì una controriforma della sanità. Usano questo termine, semplificazione della catena di comando. Tradotto, questa truffa somatica vuol dire vogliamo comandare solo noi. Questa è la semplificazione della catena di comando, vuol dire oligarchie. E dicono lo fanno cercando di semplificare la Costituzione. Allora io vi leggo poche righe del primo comma dell'articolo 79. Giusto per rendere poche righe, è un comma abbastanza corposo, però parto da questo punto. Per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore, di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116 terzo comma, 117 quinto e nono comma, 119 sesto comma, 120 secondo comma, 122 primo comma e 132 secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa da leggi approvate a norma del presente comma. Scusa, non ho capito. Loro dicono che stanno semplificando e sburocratizzando il sistema attraverso questa riforma. Allora, questo per dirvi come stanno cercando di raggirarci, perché il sistema è proprio quello di prenderci in giro. Allora, quello che mi chiedeva Giuseppe è che noi vediamo che in realtà su questa cosa, e forse a un certo punto ci toccherà almeno in parte ringraziarli, perché ci costringeranno a trasformare il veleno in medicina, è che abbiamo avuto una grande capacità dei cittadini di essere davvero politici in questo caso, cioè cittadini che hanno la capacità di rispondere. In ogni luogo dove noi andiamo vediamo tanta partecipazione, tante persone che ci seguono, forse in Toscana un pochino meno che altrove, ma anche in Toscana, l'altra sera a Tofascio c'era tantissima gente, a Capraia tantissima gente, in ogni luogo dove noi andiamo
si sta risvegliando il desiderio di contare e si sta dimostrando che il Movimento 5 Stelle in particolare non è il movimento che vuole sempre e solo dire no. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che invece dice di sì continuamente, perché il movimento la vuole vedere realizzare la Costituzione italiana. Il movimento non vuole che la Costituzione italiana sia toccata, perché noi la vogliamo attuare, la vogliamo applicare. Una cosa per tutte rispetto al valore che per noi ha la Costituzione, il reddito di cittadinanza. Guardate, la proposta di reddito di cittadinanza è una proposta straordinaria, perché è una delle proposte che va a cercare di attuare direttamente l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4 della Costituzione, che sono i pilastri della nostra democrazia. Perché il reddito di cittadinanza non è una misura assistenziale, è una misura di libertà, è una misura di dignità, perché chi ha un reddito non è ricattabile. Chi ha la possibilità di poter contare su un reddito non è sottoposto al Job Act, non è sottoposto alla squalifica continua, al ricatto continuo dei potenti. E i potenti lavorano in questo modo, con la precarizzazione delle cariche, delle nomine politiche, con la precarizzazione, e quindi fidelizzano tutti attraverso il ricatto. E il reddito di cittadinanza, ripeto, non è una misura assistenziale, perché va a portarci direttamente a un'occasione di lavoro, perché noi lo proponiamo con tre offerte di lavoro. Se non si accetta neanche una, si perde la misura del reddito di cittadinanza, e riesce a realizzare quegli aspetti che danno dignità, quindi tutta la parte, come dire, che è legata ai diritti inviolabili dell'uomo, che è legata al pieno sviluppo della personalità umana. Quindi noi siamo per il sì, ma per il sì alla difesa della Costituzione e all'attuazione della Costituzione. Siamo assolutamente contrari invece a questa contrariforma, a cui diciamo un forte no. Bravissimo Andrea Quartini, che tra l'altro è rimasto nei tempi, perfetto, quindi un applauso ulteriore. E mi piaceva, prima di passare la parola al rappresentante coordinatore provinciale del Comitato del No, ricordare proprio quello, fare un appunto su quello che appunto diceva Andrea, dove la Corte Costituzionale, la prima sentenza del 2014, dichiara proprio incostituzionale, quindi legittima, la legge elettorale, dove non si potevano esprimere le preferenze per i candidati, e rende, come dire, legittima questa votazione solo ai fini di un principio superiore, che è quello del principio della continuità. Però è facilmente intuibile che la continuità è solo per l'ordinaria amministrazione, non certamente legittima una riforma costituzionale, invece è facilmente comprensibile che sia un'operazione straordinaria, no? Si va a modificare la legge fondamentale dello Stato. Passo la parola al professor Cacopardo. Il comitato di cui sono coordinatore è un comitato a cui afferiscono molte associazioni, ne cito solo una, Libertà e Giustizia, che è presieduta da Zagrebelsky, ma c'è soprattutto Ampi, l'Associazione Nazionale dei Partigiani. Ci sono anche i partiti prevalentemente della sinistra, c'è Sinistra Italiana, c'è Possibile. Il Movimento 5 Stelle ci ha sempre portato, ha lavorato con noi, molti esponenti del Movimento 5 Stelle hanno sostenuto i nostri sforzi, si sono anzi impegnati attivamente, svolgendo un ruolo in certi casi, soprattutto in questi ultimi tempi, direi quasi determinante. Però noi siamo un comitato ampio che è inizialmente composto da associazioni, che poi si è allargato anche ai partiti del no. Ci distinguiamo però nettamente dai partiti della destra, ovvero il no di Salvini e il no di Brunetta non è il nostro no. È un no che viene dato per altri motivi, che a volte
a parer nostro rivela delle incoerenze. Noi invece ci muoviamo su un filone di pensiero ben preciso. Ci siamo opposti anni fa allo stesso comitato che io rappresento alla riforma di Berlusconi nel 2005, abbiamo raccolto le firme e siamo stati fra i promotori del referendum che hanno bocciato quella riforma. Che a noi, per quanto riguarda gli obiettivi finali, sembra molto simile a questa, cioè le modalità sono completamente diverse, però le finalità sono le stesse. Cioè in tutti e due i casi l'obiettivo è il rafforzamento dell'esecutivo rispetto al legislativo, del governo rispetto al Parlamento. Si vogliono governi più forti in nome della governabilità, quello a cui si tende è semplicemente un sistema in cui chi vince piglia tutto e per almeno 5 anni governa indisturbato, liberato anche dai controlli. E infatti il progetto che attualmente si sta portando avanti, si sta cercando di portare avanti con la riforma costituzionale è un tutt'uno con la legge elettorale Italicum, quello è il progetto politico, tant'è che la legge elettorale Italicum è stata approvata addirittura prima di questa riforma presupponendola, insomma. E in realtà la riforma, come una volta ha detto Tommaso Montanari in un dibattito, la riforma della Costituzione è la pistola, la riforma elettorale, la legge elettorale e il proiettile, cioè le due cose insieme conseguono il risultato voluto, ovvero il rafforzamento del governo rispetto al Parlamento e poi naturalmente rispetto alle regioni. Si chiede, ma in che cosa consiste questo rafforzamento del governo? Avrete sentito anche Renzi dire in tanti dibattiti, ma ditemi qual è la norma che aumenta i poteri del Presidente del Consiglio. Non c'è nessuna norma che aumenta i poteri del Presidente del Consiglio. Beh, formalmente è vero, gli articoli che riguardano la Presidenza del Consiglio non cambiano, però il potere dell'esecutivo viene rafforzato per vie traverse. Beh, in primo luogo, perché sarà, qui entriamo un pochino nel merito della riforma, perché il Senato non darà più la fiducia, la darà soltanto la Camera. Il Senato sarà composto da 100 senatori, 21 sindaci, 74 consiglieri regionali e 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Non sarà più eletto direttamente, ecco che si contrae la sovranità popolare. Come si esprime la sovranità popolare? In primo luogo attraverso il voto. Meno organi eleggiamo, minore è la sovranità che possiamo esercitare, e questo organo non darà più la fiducia potrà darla soltanto la Camera. Questo rafforza il governo, perché così come non dà la fiducia al Senato non può neanche toglierla. Attualmente le mozioni di sfiducia possono provenire da entrambe le Camere, quindi diciamo c'è il rischio per il governo che nell'una o nell'altra Camera venga presentata e addirittura votata è approvata una mozione di sfiducia. 2. Nell'iter legislativo viene introdotta una norma che dà al governo uno strumento in più ed è il voto a data certa, ovvero il Parlamento, il governo, se ritiene che un suo disegno di legge sia fondamentale per la realizzazione del suo programma, può chiedere al Parlamento di metterlo all'ordine del giorno con priorità rispetto a qualunque altra proposta di legge. Siccome non c'è limite all'uso di questo iter a data certa, il governo potrebbe farvi continuamente ricorso e finirebbe per dettare l'agenda del Parlamento. Come ha fatto notare Zagrebelsky, presidente onorario del nostro comitato, l'ultima volta che in Italia è accaduta una cosa del genere è stato durante il fascismo. Diciamo mutatis mutandis, però fatto sta che questo era quello che accadeva durante il fascismo, che il governo diceva al Parlamento quello che doveva discutere. I sostenitori del sì obiettano che una norma del genere esiste presso altri ordinamenti. Sì, però dove c'è una norma costituzionale che obbliga a presentare un programma in punti che venga poi approvato dal Parlamento. In Italia non esiste una norma del genere. Effettivamente in passato i governi normalmente presentavano un programma più o meno dettagliato al Parlamento per la fiducia, ma Renzi per esempio non ha presentato nessun programma,
Cioè non esiste un programma scritto del governo Renzi. Renzi, quando ha fatto il discorso per la fiducia, ha parlato a braccio e ha illustrato il suo programma, ma se poi si volesse andare a vedere esattamente in che cosa consiste, non si troverebbe alcun documento, perché l'ordinamento attuale lo consente. Quindi questo è un ulteriore pericolo. Cioè, da una parte non manca una norma che obblighi il governo a presentare un programma ben definito, suddiviso in punti, e dall'altra non c'è limite all'uso di questa clausola, per cui il governo potrebbe darvi riferimento in continuazione. E questo noi diciamo anche al di là del fatto che possa essere Renzi, che possa essere questo l'intento di Renzi, perché quando si discute di Costituzione non bisognerebbe guardare al contingente. Ci sono alcuni che dicono io voto sì perché se no dopo Renzi che cosa può avvenire? Renzi mi dà sicurezza, io non vedo, sì, evidentemente non sono elettori del Movimento 5 Stelle che direbbero voi dal Movimento 5 Stelle, ma diciamo elettori sfiduciati nel sistema politico che non si fidano tanto neanche del PD, però dicono meglio di Renzi non c'è nessuno, quindi noi votiamo sì. A parte che è un'affermazione che si può discutere nel merito, è sbagliato l'atteggiamento, perché quando si discute e si va a votare sulla Costituzione non bisogna guardare vicino, bisogna guardare lontano, perché le Costituzioni sono fatte per durare. Bisogna pensare che questa Costituzione se la ritroveranno i nostri figli e i nostri nipoti, perché le Costituzioni non cambiano a ogni giro di boa, non dovrebbero cambiare ogni giro di boa, perché questo crea confusione. Pensate alla Costituzione degli Stati Uniti, che è del 1787, e ha avuto forse meno emendamenti di quella che ha avuto la nostra, perché la nostra gli emendamenti fra l'altro li ha avuti, insomma. E quando si guarda lontano, quindi non bisogna pensare al governo, se cade, se non cade. Infatti il mio comitato, il nostro comitato, non si occupa delle vicende del governo Renzi, perché noi entriamo nel merito della proposta di riforma e siamo contrari proprio per il contenuto della proposta di riforma, indipendentemente da Renzi, dal suo governo, dalle sue leggi. La maggioranza di noi non è sostenitrice del governo Renzi. Nel nostro comitato molti criticano aspramente le leggi che Renzi ha approvato, a cominciare dal Jobs Act, la scuola e quant'altro, lo sblocca Italia, però la campagna referendaria non la conduciamo contro il governo Renzi, perché entriamo nel merito della proposta, insomma. E quindi sono tre le vie per cui si rafforza il governo: che la fiducia la dà solo la Camera, che c'è il voto a data certa, poi viene rafforzato rispetto alle regioni, l'ha già detto il consigliere. Le regioni sono private completamente dei loro poteri, non si ritorna prima del 2001, direbbe vabbè, si boccia la riforma del 2001 fatta dal PD e si ritorna a prima del 2001, si ritorna a prima del 48, perché non rimangono più alle regioni neanche quei poteri, quella potestà legislativa che era riconosciuta dalla Costituzione originaria del 48, quindi è un'inversione a U totale, insomma, che viene fatta tra l'altro rispetto a un intervento che risale da appena 15 anni fa. È anche un modo di legiferare a livello costituzionale altamente criticabile, non si fanno queste marcia avanti e marcia indietro, perché quella riforma a sua volta guardava troppo vicino, perché se vi ricordate perché il PD volle quella riforma, per togliere il terreno sotto i piedi alla Lega, che parlava di federalismo e sembrava un tema dominante, sembrava allora che tutti volessero il federalismo. C'erano le elezioni imminenti, il PD disse lo facciamo noi il federalismo e prendiamo i voti alla Lega. Poi le cose non andarono così, ma ecco, si vede l'errore: la riforma fatta guardando vicino, fra l'altro anche una riforma approvata a maggioranza, e fu la prima volta che una riforma venne approvata a maggioranza. Perché, come vi dicevo, tanti interventi sono stati fatti sulla Costituzione, però erano sempre stati approvati con una maggioranza di 2/3, per cui non si era mai fatto ricorso al referendum. Sempre interventi che avevano avuto un ampio consenso, a volte, a parer mio, criticabilissimi, come quello a cui faceva riferimento il consigliere, l'articolo 81. L'articolo 81 è stato approvato ad ampia maggioranza ed è stato un grave errore.
altre riforme, erano almeno 17-18 articoli sono stati modificati, quindi è una fandonia che la Costituzione vecchia e deve essere cambiata perché ha 70 anni, per due motivi. Uno, che le Costituzioni sono fatte per durare, 70 anni per una Costituzione è poco, una Costituzione di 70 anni è giovane. Vi ho detto prima, pensate alla Costituzione degli Stati Uniti, 1787, e due, tra l'altro non è vero che la nostra Costituzione è quella del 48, sono stati fatti alcuni interventi puntuali e la maggior parte anche opportuni. Pensate all'immunità parlamentare, prima non si potevano neanche iniziare le indagini nei confronti di un parlamentare senza l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare apparteneva. Ora le indagini si possono fare, ci vuole l'autorizzazione per l'arresto, gli impedimenti, le intercettazioni, eccetera. O il giusto processo che è stato introdotto in Costituzione, e poi la riforma del 2001. Quindi in realtà è stato più volte deciso con un ampio consenso di intervenire su punti singoli. Ecco un'altra cosa a cui noi siamo contrari. Cioè che si proponga una riforma di così ampio spettro, una grande riforma. E non pensiamo neanche che questo fosse l'intento dei costituenti che hanno formulato l'articolo 138, che è quello che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, per il solo fatto che avevano concepito che la proposta che non passa per due terzi venisse sottoposta al referendum. Ora, vi sembra ragionevole sottoporre al referendum, cioè chiedere all'elettore di pronunciarsi con un sì o con un no su ben 47 articoli della Costituzione? Non è ragionevole per infiniti motivi. Uno, che è veramente difficile che l'elettorato possa conoscere a fondo le conseguenze della riforma quando si tratta di 47 articoli. Quando si tratta di un articolo o di due articoli sì, ma non quando si tratta di 47, perché si cambia tutto. E poi si forza la volontà dell'elettorato, perché gli si chiede di si chiede all'elettore di esprimersi con un sì o con un no su una serie di cambiamenti. Si potrebbe essere d'accordo su qualcosa e in disaccordo su qualche altra cosa. Noi in realtà siamo in disaccordo quasi su tutto, però anche noi che siamo in disaccordo quasi su tutto potremmo individuare un paio di punti che non sono negativi. Ma certamente si forza la volontà dell'elettorato quando gli si chiede di esprimersi con un sì o con un no su una riforma di così ampia portata. Noi siamo per le modifiche puntuali e pensiamo che sia questo in realtà l'intento dei costituenti. L'articolo 138 prevede le modifiche della Costituzione, però che si intervenga su un punto, che sia ben chiaro l'obiettivo dell'intervento, e che di conseguenza se si dovesse andare al referendum sarebbe meglio di no, perché il consenso ampio delle forze politiche sarebbe meglio che ci fosse, allora in quel caso l'elettorato si potrà esprimere con coscienza di causa e con consapevolezza, non quando gli si propone di dire sì o no a una riforma di queste dimensioni. E i motivi per dire no sono infiniti. Fra l'altro, oltre a essere pericolosa questa riforma per i poteri che concentrano nelle mani del governo, e se accoppiata alla legge elettorale, perché consentirebbe al partito di governo di controllare anche gli organi di garanzia che sono il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, perché il partito che vince le elezioni con l'Italia comprende il 54% dei voti. Il Presidente della Repubblica, dopo il settimo scrutinio, si elegge con il 60% dei voti. I giudici della Corte Costituzionale, i 5 eletti dal Parlamento, con il 60%. Ecco, dal 54 al 60% il passo non è tanto lungo. Basta trovare un alleato di piccole dimensioni, che poi sarà facile compensare con elargizioni di vario tipo, di poltrone varie, e si arriva al 60%. Quindi questo partito di minoranza, divenuto maggioranza grazie a un premio di maggioranza abnorme, potrebbe controllare gli organi di garanzia, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Sarebbe come se l'esaminando potesse controllare gli esaminatori. Quindi è pericolosa in combinazione, e anche da sola comunque la riforma costituzionale
a nostro parere rafforza in modo eccessivo il governo rispetto al Parlamento, che è l'organo eletto. Quello che noi leggiamo è il Parlamento, è il Parlamento che esprime la volontà dell'elettorato. Il governo è nominato per la fiducia del Parlamento, ma in una via più indiretta. L'organo che direttamente ci rappresenta è il Parlamento. In un sistema parlamentare deve essere il Parlamento che dà l'indirizzo politico al governo e che esercita il controllo sul governo, non il contrario, il governo che domina il Parlamento. Però oltre a essere pericolosa è anche una riforma sgangherata, così è stata definita dal presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo. Tira la giacchina quando parlo, quando mi avvicino alla Il nostro comitato si basa su un documento firmato da 56 costituzionalisti, tra cui 11 presidenti emeriti della Corte Costituzionale e 9 vicepresidenti emeriti, i quali, oltre a essere contrari agli obiettivi, dicono anche che, ad alcuni obiettivi, che altri obiettivi che sarebbero anche accettabili, la riforma semplicemente non li consegue perché è sgangherata. Per esempio, come ha mostrato già il consigliere, non c'è assolutamente la semplificazione dell'iter legislativo. Per i motivi che si diceva, vengono introdotti nuovi procedimenti legislativi differenti. È una riforma quindi sgangherata, un Senato che è concepito come un dopolavoro, che però conserva delle funzioni importanti, perché rimangono alcune leggi, una percentuale modesta, però si tratta di leggi molto importanti. Il Senato si pronuncia a livello della Camera, cioè perfettamente bicamerale, sulle leggi costituzionali, sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati dell'Unione Europea, sulle leggi di attuazione della Costituzione che riguardano le minoranze linguistiche, sugli enti, sull'ordinamento degli enti autonomi e altre ancora, quindi una serie di leggi importanti. E poi deve addirittura valutare le politiche pubbliche, cioè una volta che è stata fatta una scelta politica, una riforma della scuola, poi il Senato per esempio dovrebbe valutare qual è stato l'effetto, come è stata applicata, una funzione che in Italia non esiste, non è mai esistita e per la quale bisognerebbe creare delle strutture e che certamente non potrebbe essere svolta da consiglieri regionali e sindaci che lavorano a mezzo tempo e che vanno a Roma due volte al mese, come ha detto una volta Renzi. Se fra l'altro noi guardiamo i tempi entro i quali il Senato si deve pronunciare sulle leggi, sono tempi strettissimi, in certi casi addirittura solo 5 giorni, in altri 10 giorni, quindi il consigliere senatore non se ne può andare e dire io ritorno fra 15 giorni, perché scadono tutti i termini. Cioè, se si dice così, allora vuol dire che non si vuole che questo Senato funzioni, ed è quello che pensiamo noi, che non sarà una Camera che rappresenta i territori, sarà invece una Camera politica di serie B, che se esprimerà una maggioranza uguale a quella della Camera non conterà nulla, ma quel che pochi dicono, e qui si vede quanto sia sgangherata la riforma, è che può anche accadere che nel Senato si determini una maggioranza opposta a quella della Camera, perché i senatori sono eletti dai consigli regionali. I consigli regionali per esempio ora sono tutti in gran parte in mano al PD e al centro-sinistra, ma in un futuro potrebbero essere in mano al centro-destra, al Movimento 5 Stelle, e la Camera essere invece in mano al centro-sinistra. E allora ci sarebbe un Senato in mano all'opposizione che avrebbe infiniti strumenti per ostacolare l'operato del governo e della maggioranza. E quindi l'efficienza e la semplificazione si andrebbe a fare benedire. In sostanza è un progetto concepito, ma anche concepito male, e quindi una riforma che, oltre a essere pericolosa nel caso in cui funzioni secondo gli intenti di chi l'ha concepita, è pericolosa anche nel caso che non funzioni in quel modo, per il semplice fatto che una Costituzione che non è in grado di assicurare che i poteri dello Stato svolgono il loro compito diventa pericolosa, perché allora non è più vera democrazia, e di conseguenza non vediamo come ci possa essere qualche motivo per votare sì. Anzi, noi siamo convinti che se l'informazione fosse corretta, cosa che non è, perché tutti state vedendo come la RAI è dominata dal governo
e da Renzi, che qualunque sia l'occasione fa propaganda a favore del sì, noi siamo convinti che se l'informazione fosse corretta, il sì non avrebbe alcuna speranza, perché gli argomenti che possono sostenere questa riforma sono davvero deboli, ed è per questo che noi pronunciamo il nostro no risoluto. Bene, chiarissimo, interessantissimo, i motivi che prendono ovviamente sono molti. E una riflessione prima di passare la parola al professor Benizzi San Lorenzo. L'opposizione, il professor Cacopardo ha detto che viene indebolita l'opposizione. L'opposizione in ogni sistema democratico è fondamentale, qualunque sia la forza politica. Perché? Perché controlla, ne parlavamo prima con qualcuno fuori, controlla l'operato della maggioranza, che non necessariamente perché maggioranza può essere obiettivo, chiaro, determinato e giusto. Quindi ci vuole sempre un controllore, è proprio una dialettica della democrazia. Pensate, mi viene in mente, forse un po' forzato come similitudine, ma pensate all'evoluzione dell'uomo. L'uomo si evolve nel momento in cui una dita della mano, cioè il pollice, si oppone alle altre dita, cioè fa in modo che si possa prendere, iniziare a costruire e a fare. Quindi due forze contrapposte, una dialettica democratica, sono molto importanti. Quello che sta avvenendo anche ora, no? Molti provvedimenti che è stato costretto in parte a modificare il governo, e sono conquiste, sono vittorie proprio del Movimento 5 Stelle in quanto opposizione che controlla continuamente l'operato del governo. Passo la parola, non rubo altro tempo, al professor Bellizzi. Grazie, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questa riflessione sul referendum costituzionale e dico subito che dal mio punto di vista questo mio intervento non pertiene ad una lotta politica, ma pertiene ad una vera e propria lotta per il diritto come tale, che è messa in discussione seriamente per i motivi che dirò da questa riforma costituzionale. Alcune riflessioni di senso comune. Cambiamento non vuol dire necessariamente cambiamento in meglio, poiché qualsiasi cambiamento può essere in peggio o in meglio. Questa è una banalità, però sulla mitologia del cambiamento ha agito il marketing governativo informato alla cultura pubblicitaria, economicistico, aziendale. Infatti l'uomo contemporaneo è ammaliato particolarmente dal cambiamento, perché cambiamento evoca la possibilità di cambiare un iPhone, una macchina. Siamo costretti oramai al cambiamento dai continui aggiornamenti che ci vengono imposti dai vari gestori, no? Quindi è la psicologia del cambiamento cui si rivolge un messaggio subliminale, ed è molto grave che di questa strumentazione, ripeto, pubblicitaria, studiata da coloro che si occupano di marketing, sia diventato, come dire, il subdolo strumento per ottenere una riforma di quel patto fondamentale che lega i consociati al di là dell'appartenenza politica, qual è una Costituzione. È stato giustamente ricordato dal professor Cacopardo come la Costituzione italiana non è affatto una Costituzione vecchia. Io, come qualsiasi giurista sa, costituisce un vero e proprio luogo comune il fatto quello della legge vecchia e quello della Costituzione vecchia. La norma vecchia non è automaticamente una norma che di per sé esprima dei contenuti negativi, quindi è un concetto di cronologia
inerente alla norma è completamente destituito di ogni fondamento scientifico da un punto di vista giuridico. E quindi è stato giustamente ricordato che la Costituzione americana, sia del 1787, abbia subito in più di 200 anni 10 emendamenti. La nostra Costituzione è la seconda Costituzione dello Stato in Italia, perché la prima è lo Statuto Albertino del 1848, è quella del 1948 ed ha subito più di 30 interventi, come ricordava il Presidente Emerito della Corte Costituzionale in più occasioni, Ugo De Siervo, e quindi uno dei veri e propri mendaci che circolano è quello per cui la Costituzione attuale non è stata oggetto di revisioni costituzionali, anche tenendo conto delle leggi costituzionali che sono a fianco della Carta Costituzionale. Per parlare poi del Bill of Rights britannico, che è del 1689, che custodisce i diritti fondamentali e le libertà fondamentali della persona in Inghilterra e si inserisce in un quadro di Costituzione consuetudinaria. Uno dei veri e propri, una delle proprie vere e proprie falsità che vengono dette e che devo registrare non abbia subito una sufficiente opposizione da parte delle forze politiche tutte, è che la prima parte della Costituzione vigente non venga toccata dalla riforma. Lo dico per chi non sia un giurista fra i presenti, la prima parte della Costituzione è quella che riconosce le nostre libertà fondamentali, i nostri diritti fondamentali, oltre che i valori in cui si riconosce, che sono stati già ricordati in modo autorevole. Bene, nel momento in cui si incide sul procedimento legislativo, cioè si modifica il come vengono fatte le leggi e si modifica la natura del soggetto che fa le leggi, si va automaticamente ad incidere sulla prima parte della Costituzione, perché ciascuna delle nostre libertà è tutelata a condizione di una riserva di legge. Cioè, articolo 13 della Costituzione, la libertà personale è inviolabile, si stabilisce. Ma segue una riserva di legge rinforzata da una riserva di giurisdizione in base alla quale si può incidere sulla libertà personale attraverso la legislazione ordinaria istituendo dei fatti di reato. Quindi dire che, ripeto, la modifica della seconda parte della Costituzione non incide sulla prima parte costituisce un falso. Cioè non è contestabile da un punto di vista di scienza giuridica quanto vi ho ricordato. E questo è un dato che deve allarmarci. E deve allarmarci perché, se non vado errato, è stato il consigliere regionale che ha dato lettura dell'articolo 70 della Costituzione. Ma va di più a tal proposito. L'articolo 70 della Costituzione chiunque di noi oggi lo può mandare a memoria. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. L'aggravio del vero e proprio profluvio di parole che ne segue, di cui un frammento è stato letto e su cui mi risulta che un celebre attore, Santa Maria mi pare che si chiami, un giovane attore di teatro, ha fatto una vera e propria pièce teatrale, diventa di 492 parole, da 9 parole articoli compresi a 492 parole. Dietro il dato quantitativo si cela un fatto di filosofia politica fondamentale. Il messaggio che viene dato qual è? Il fatto normativo, cioè il fatto che può disciplinare le vite di voi tutti consociati, non deve riguardarvi, ma deve riguardare una cerchia circoscritta di scribi che stanno all'interno di un tempio dell'epoca biotecnologica.
in cui attraverso la tecnica si può manipolare la natura stessa più intima delle persone. Quindi non è un fatto così di stile il fatto che l'articolo 7, ma è un manifesto politico, è una cesura epocale, siamo di fronte a quello che i tedeschi chiamano il Kulturbrochen, una rottura di civiltà. Io lo dico in termini di presa d'atto, in termini di lettore di norme, non so perché non sono un uomo politico e non posso sapere se ciò è dovuto ad una scelta, come dire, consapevole e voluta, o se è un frutto di grassa ignoranza. Ma in entrambi i casi, si direbbe in termini penalistici, per dolo o per colpa, costituisce un fatto molto grave. Perché la filosofia che sorregge le costituzioni, cioè le moderne costituzioni, l'illuminismo, vuole che qualsiasi cittadino, se sol che sappia leggere e scrivere, sia in grado di conoscere qual è la norma fondamentale. Io, cittadino comune, non mi devo recare da un avvocato, da un uomo di legge, per sapere quali sono le norme fondamentali che disciplinano il mio rapporto con la Repubblica, ma devo poterlo leggere da solo. Questa è la grande aspirazione della rivoluzione americana, della rivoluzione francese, che poi, badate bene, costituisce la laicizzazione di un principio cristiano fondamentale, che è il principio del diritto naturale, per cui il diritto naturale è quel diritto che Dio stesso ha instillato nel cuore di ogni uomo e che il famoso pastore errante per l'asca, senza aver bisogno di aver studiato da nessuna parte, è in grado quindi di sapere cos'è il bene e cos'è il male, no? Il diritto naturale. E quindi la Costituzione riecheggia questo profilo del diritto naturale. Ora, tutto ciò viene incrinato se passa questo sì. Costituisce un corollario quello che è stato già detto, che è talmente autoevidente che non c'è nessuna semplificazione, ma che c'è una complicazione di tutto che veramente costituisce non una menzogna quello che viene detto della televisione, ma una apoteosi della menzogna. È un qualche cosa che grida vendetta, si direbbe in altri tempi, a cospetto di Dio. E alcuni giuristi, i più ottimisti, mi pare la professoressa Carla Sarre, dica che passiamo da un procedimento legislativo a 6 procedimenti legislativi. Ma altri giuristi meno ottimisti, come De Siervo, parlano addirittura di 12 procedimenti legislativi. Noi ci passiamo a 12 modi diversi, quindi i bambini si fanno in un modo, passiamo a vari tipi, così la legge si fa in un modo, passiamo a vari tipi, a vari modi, attraverso cui si fanno le leggi. Ma vado a toccare un tema, prego. Sì, sì, ti dico, ancora c'è quanti? 5 minuti. Il tema economico, il tema del risparmio, e passo quindi alla fatidica risposta che mi viene data da molte persone con cui mi capita di interagire, mi dicono: ma come? Ma tu sei per il no? Qui si risparmia perché si eliminano dei senatori, eccetera. Ora, a parte che è stata una conquista millenaria quella che i sudditi potessero, come dire, costituire il Consilium Regis, non come nobili scelti dal re, ma come rappresentanti del popolo presso la corona. Quindi io invito tutti a una seria, autocoscienza sulla iattura che sarebbe nella limitazione, perché la limitazione del numero dei parlamentari non è un bene in sé, non è un bene in sé. Mi pare che il Movimento 5 Stelle ha indicato delle vie alternative come poter ridurre i costi, ma questo è talmente ovvio. Bene, ma nel momento in cui questi famosi 100 senatori, che non si sa come arrivano nella cosiddetta Camera Alta, che diventa ora Camera delle Autonomie Regionali, sono eletti dai consiglieri regionali fra di loro
e fra i sindaci, non si sa quali sindaci, il sindaco in Toscana di Scandicci, di Firenze, di Pistoia, un dei sindaci, e arrivano nel Senato. Se queste persone sono oneste, non so se devono fare un voto a Padre Pio, che come è noto era avuto il dono dell'ubiquità, ma se queste persone non sono oneste, non è, come dire, valutabile come possano fare entrambe le attività, quella di sindaco e quella di o consigliere regionale e quella di senatore, dato che al Senato, come dimostrava il collega che ha parlato prima, rimangono comunque incombenze di non secondo momento, e mi permetto di ricordare anche quella della materia di bilanci dello Stato, che sono dei seri, ecco, il dottor Soni, che è un commercialista di bilanci, se ne intende, sa che sono dei seri fardelli che non si possono esaminare in un fine settimana. Bene, ma gli scienziati dell'organizzazione dello Stato hanno già, in generale la scienza organizzazione, ha già valutato che se uno di questi consiglieri regionali barra senatori deve continuare a fare il consigliere regionale, deve costituirsi nel Senato una segreteria di almeno 3 persone, va bene, per ogni senatore, perché nel tempo in cui quello si trova al Consiglio regionale Toscana, l'ufficium del senatore continua a sussistere, e quindi questo risparmio è si sortirebbe attraverso la diminuzione dei senatori, deve comunque andare incontro anche ad una valutazione del fatto che il nuovo senatore deve avere un apparato di segreteria specifico che non è assimilabile a quello degli attuali senatori, cioè derivante da questo doppio incarico. Aggiungo cosa ovvia per molti di noi, che comunque rimane in piedi tutto l'apparato del Senato in sé. Ma andiamo al merito delle funzioni. Questi senatori, una volta che arrivano nel Senato, come si dovrebbero raggruppare? Si dovrebbero raggruppare toscani con toscani, siciliani con siciliani? E allora com'è credibile, io mi dico, che un grillino conviva con un PDSino, con un Fratello d'Italia, con... cioè tutto è possibile, l'amore per la Calabria, per la Sicilia, per la Toscana può annullare tutte le differenze politiche, non lo so. Anche perché nel copiare all'italiana la Costituzione tedesca non si è stabilito il mandato imperativo, quindi in uno Stato federale, quale è lo Stato tedesco, che è uno Stato diverso dal nostro, che è uno Stato unitario, è vero, i Länder nominano degli agenti che li rappresentano al Bundesrat, ma questi agenti innanzitutto rappresentano la giunta come tale e sono legati da un vincolo di fiducia, per cui possono essere revocati se non si comportano bene, cioè se non rappresentano effettivamente gli interessi dell'Länder, perché c'è il mandato imperativo. Invece da noi non c'è il mandato imperativo e quindi questa rappresentanza dell'autonomia territoriale non so come si opisce. Altra ipotesi è che invece loro si raggrupperebbero, usiamo il condizionale sperando che non passi questa riforma, si raggrupperebbero secondo l'appartenenza politica, grillini o grillini, pidiassini o pidiassini e via dicendo. Ma allora se si raggruppano così, come diceva giustamente il professore che ha parlato di anzi, abbiamo una camera politica di serie B, perché non rappresentano più le autonomie territoriali. Come vedete, questi sono degli inceppamenti. Ricordo l'ultimo possibile: siccome le elezioni regionali non sono allineate con quelle della Camera, bene, noi oggi andiamo e elezioniamo la Camera e il Senato, chi ha l'età per farlo, benissimo. Invece con questa ipotetica riforma piomberebbero nel mezzo della legislatura della Camera i risultati frutti delle diverse elezioni della Calabria, della Basilicata, del Piemonte e via dicendo, e quindi questo stillicidio senatoriale produrrebbe espressione di diverse contingenti maggioranze
produrrebbe la possibilità che giustamente tutti questi soggetti politici si avvalgano degli strumenti notevoli che gli dà la nuova Costituzione, come il potere di richiamare tutte le leggi, perché tutte le leggi su cui non è competente il Senato comunque possono essere richiamate dal Senato. Esatto, quindi si scatenerebbe un Vietnam, una Cambogia, come la vogliamo chiamare, che fa parte della normale dialettica politica, ma che è compito della Costituzione. Un'ultima due o tre notazioni, proprio di principio. Quando si dice, ma in un'ottica di efficienza ben si sarebbe potuto abolire il Senato. Perché dice, si abolisce il Senato, noi vogliamo una deliberazione spedita dell'organo rappresentativo, benissimo. Ma vedete, è errato dire quando si dice che il Senato costituisce un mero doppione della Camera, perché è come dire che la Corte d'Appello costituisce un doppione del Tribunale. Certo è un doppione, ma un doppione di garanzia. Il Senato nasce come chambre de réflexion. C'è un'azione d'impeto nella proposta di una legge, ci deve essere poi la riflessione. Uno dei, come dire, delle bufale, degli idolatribus che circolano, dice che le leggi devono essere veloci. Le leggi non devono essere veloci, le leggi devono essere fatte bene e lentamente. Ora, io ho notato proprio che il corpo elettorale, tantissime persone equivocano, e il marketing governativo gioca molto su questo, cioè equivocano le persone quando sentono parlare di legiferazione più veloce e credono che ci sia meno burocrazia. È l'esatto contrario. Più vengono fatte leggi, più vengono fatte leggi male, più abbiamo commi e sottocommi, più noi abbiamo burocrazia e si aumenta il potere interpretativo dei giudici. Quindi io, come dire, ho voluto soltanto mettere in luce qualche aspetto dei notevoli aspetti tecnici che inficiano proprio l'efficienza di questo. L'ultima cosa, dico veramente, ma questo è già stato messo in luce, dice come è falso che non si tocca la prima parte della Costituzione, sarà da dire che dice non si toccano i poteri del Premier, ma si toccano i contrappesi. Guardate che da questo punto di vista, siccome la storia d'Italia non nasce nel 1948, ci sono dei profili di regressione non a prima del 1948, ci sono dei profili di regressione rispetto allo Statuto Albertino, attenzione, perché nel momento in cui il Premier, cioè la maggioranza che è stata partorita da questa legge elettorale, un 25% degli italiani che ottiene il 55% dei seggi in Parlamento, sorregge con la sua fiducia il Premier, sostanzialmente questa maggioranza si sceglie gli organi di garanzia che sono il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali. Noi abbiamo un regresso anche rispetto allo Statuto Albertino, dove tecnicamente la figura del re è biologicamente costituita in modo tale che non possa il capo del governo diventare capo dello Stato, perché Mussolini non poté mai diventare capo dello Stato, contrariamente a quanto avvenne nella Repubblica Tedesca, dove Hitler poté diventare capo dello Stato. Quindi, in una Repubblica che come parlamentare come la nostra, dove il capo dello Stato costituisce la viva vox constitutionis come il Parlamento e la viva vox populi, ed è, come dire, l'organo di garanzia fondamentale, si devono prevedere delle maggioranze tali per partorire la figura del capo dello Stato che veramente rappresenta l'unità di tutti gli italiani. Vi ringrazio. Professor Bellizzi, che come sempre ci ha portato degli spunti originali e devo dire molto originali, mai sentiti anche nel dibattito
che tutti i giorni seguiamo. Tra l'altro molto interessante la riflessione sulla composizione dei gruppi in Senato, che a quale logica potrebbero o dovrebbero seguire, quale sarebbe la logica, quella territoriale oppure quella politica oppure un mix delle due alla fine, quindi diventerebbe, come diceva anche il professor Cacopardo, alla fine una, semplicemente una, non una camera che ha delle specifiche competenze, ma una camera di servizio alla fine, no? Bene, è politica. Passo la parola all'avvocato Bonafede, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Grazie, buonasera a tutti, grazie davvero di essere qui in un martedì sera. Immagino che voglia dire che ci stiamo un po' tutti appassionando a questa battaglia, e forse se vogliamo dire che un vantaggio questo tentativo di riforma ce l'ha, forse è quello di averci unito tutti un po' di più attorno alla nostra Costituzione. E detto questo, speriamo che abbia l'unico effetto in Italia e che poi dal 4 dicembre non se ne parli più, anche perché una testimonianza che voglio dare immediatamente è che in questo momento, in un momento in cui 10 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, il Parlamento si riunisce un giorno a settimana, perché lo Stato italiano deve rimanere fermo, perché il Presidente del Consiglio ha deciso di giocarsi la sua carriera politica sulla, almeno così ha detto, ora è un tantino più in dubbio, proprio sull'esito referendario. Detto questo, io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti perché hanno fornito dei dati tecnici e quindi mi permetteranno di non soffermarmi sui dati tecnici, ma di concentrarmi di più sull'aspetto più strettamente politico. Perché se c'è una cosa che dico ai cittadini e che chiedo di dire a loro volta ai colleghi di lavoro, agli amici, ai familiari, è di non addentrarvi troppo sul cavillo o sulla norma o sul comma, perché questa riforma è così complicata da essere inaccessibile praticamente anche a un uomo di legge, figuriamoci ad un cittadino comune, è così complicata proprio per distrarre l'attenzione del cittadino da un fatto principale, che è il fatto che stanno togliendo il diritto di voto ai cittadini italiani, il diritto di votare il Senato. Io stamattina mi sono trovato a parlare con un carrozziere e lui diceva: ma mio figlio mi ha detto che devo dire no. Io intanto ero contento che il figlio avesse detto di... però mi ha spiegato l'articolo 70, dico: scusa, ma lo sai che ti tolgono il diritto di voto? Come? Ma mio figlio non mi ha detto questo. Effettivamente quello che sfugge all'attenzione del cittadino comune, che cerca di appassionarsi al dibattito così come viene posto in TV, è questo: ti tolgono il diritto di voto e bloccano il paese in una maniera preoccupante, in una maniera antidemocratica, perché l'effetto principale è che se domani, come è stato già detto più volte, un cittadino italiano voterà il Movimento 5 Stelle, si ritroverà alla Camera il Movimento 5 Stelle, ma al Senato si ritroverà il PD, perché 15 regioni su 20 sono amministrate dal PD. Questo è un modo, a me pare abbastanza evidente, con cui una classe politica che sa di essere in grossa difficoltà, perché c'è un vento di cambiamento che sta attraversando tutto il mondo occidentale, quella classe politica decide di creare una Costituzione che gli consenta di blindarsi, perché toglie il diritto di votare il Senato a ogni cittadino, dopo che per anni abbiamo sentito che il Porcellum non andava bene perché non dava la preferenza del parlamentare, ora addirittura viene tolto il diritto di voto e dà al Senato una maggioranza che sostanzialmente prescinde da quello che sarà il voto alle prossime elezioni nazionali, semmai ci manderanno alle elezioni nazionali, perché sono sempre
il giorno dopo in cui dovrebbero essere compreso questo referendum, che sarebbe stato ragionevole per non bloccare il paese, poter votare a ottobre, massimo a novembre, ma siccome doveva arrivare una finanziaria che elargiva bonus a destra e a sinistra, ci ritroviamo a votare sotto Natale, ma va bene questo. Quando noi, perché dico che dobbiamo guardare all'effetto principale? Perché quando si valuta la Costituzione, in realtà anche quando si guarda una legge, perché quando guardiamo la legge, io adesso trovandomi nel Parlamento mi rendo conto che poi la legge è davvero lo strumento con cui una classe politica cala nella realtà una sua visione di società, una sua visione di giustizia. Allora uno deve andare a vedere qual è la volontà politica che sta dietro la legge. A maggior ragione deve andare a vedere qual è la volontà politica che sta dietro una Costituzione, perché la Costituzione, come è stato già più volte detto, non serve per il presente, ma traccia la direzione su cui si devono muovere le nuove generazioni, traccia la strada per il futuro. Se noi, e guardate che l'esempio da fare è molto semplice, se noi andiamo a guardare la Costituzione vigente, noi vediamo che in ogni articolo, in ogni comma, in ogni parola c'è un messaggio che è chiaro, che ci hanno dato i padri della Costituzione, ed è: nessuna nuova generazione dovrà più conoscere la dittatura che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Guardate, questo lo percepisci in ogni articolo, la direzione. E non era una società che viveva bene, perché qualcuno guarda questi padri della Costituzione come gente che viveva lì, che sognava, che scriveva. No, venivano dalla guerra, stavano davvero scrivendo una direzione, e la stavano scrivendo in un momento difficile. Quando guardi la loro visione della società, quella visione che hanno voluto dare alla Costituzione, ti accorgi che era di una modernità che Matteo Renzi, Mariella Lamboschi sembrano, non lo so, gente di 300 anni fa al confronto. Io cito sempre, guardate, uno degli articoli che viene citato molto poco nei dibattiti televisivi praticamente niente, che è l'articolo 4, che parla del diritto al lavoro, che è, diciamo, un diritto che ormai viene visto soltanto in chiave economica, e dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. E fino a qui il primo comma è abbastanza istituzionale. Il secondo comma dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Cioè il lavoro visto come un contributo per lo sviluppo non solo materiale ma anche spirituale della società. Noi siamo passati da quel concetto di lavoro al Jobs Act, cioè in cui il lavoro viene visto come un'attività materiale dietro un minimo contributo che ti possa far arrivare a fine mese, e chi se ne frega nel frattempo di come si sviluppa la società materiale, figuriamoci quella spirituale. Noi dobbiamo fare attenzione alla visione della società che ci vogliono proporre, perché non c'è la visione. Qui c'è un gruppo di persone che hanno aggirato tutte le regole della democrazia, perché tutte le leggi che arrivano in Parlamento sono per l'80% a rischio di incostituzionalità. C'è la decretazione d'urgenza, che dovrebbe essere d'urgenza, ormai arriva alla Camera o al Senato per disciplinare le materie più disparate, come il pensionamento, come il cosiddetto femminicidio. Tutto passa attraverso i decreti leggi. Queste persone però hanno l'arroganza di dirci che il problema non erano loro, il problema erano le regole della democrazia, e quindi le dobbiamo riscrivere, come se uno che sta giocando a poker smascherato mentre sta barando si alza in piedi e dice: eh sì, effettivamente, scusate, avete ragione, dobbiamo cambiare le regole del poker. Non funziona così. E guardate, lo si vede nelle menzogne che dicono, che sono, parto da quella veramente incredibile, quella della velocità.
quella della velocità. A parte che il Parlamento italiano nella media internazionale è abbastanza veloce, ma se c'è un problema sulla velocità, e c'è, non è per le regole della democrazia, è perché la classe politica riesce sempre ad arenarsi in una serie di compromessi che sono soltanto per interessi loro, che imbrigliano completamente l'interesse dello Stato. Io vi faccio un esempio che è molto semplice, perché lì si capisce come la volontà politica, quando c'è uno stimolo vero, si muove come se si muove. La legge Boccadutri, che ha permesso ai partiti di intascarsi i rimborsi elettorali aggirando le norme che loro stessi avevano scritto, è passata tra Camera e Senato in 24 ore. 24 ore! Quindi vedete che quando c'è lo stimolo vero, i partiti si muovono. Noi abbiamo a che fare con questa gente. Quando invece il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per tagliare lo stipendio ai parlamentari, lì lo stimolo ai partiti è venuto un tantino meno e si sono inventati, perché ti dicono: ma no, poi quando non ci sarà più il Senato non ci sarà la navetta. Non è vero, perché sulla nostra proposta di legge l'hanno rimandata in commissione, perché non hanno nemmeno il coraggio di votare contro. L'hanno rimandata in commissione e si fa così con tutte ormai. Questa è la nuova tecnica, con tutte le proposte di legge, non solo del Movimento 5 Stelle, faccio un esempio, non lo so, a prescindere da come ciascuno di noi la pensi, sulla legittima difesa, su cui la Lega ha fatto una battaglia, la sua battaglia più importante, è arrivata alla Camera, dopodiché il Partito Democratico l'ha rimandata in commissione. Una navetta per perdere tempo, questa gente la trova sempre, così come una menzogna è quella della stabilità. Ma che stabilità c'è in un Parlamento in cui, a parte, voglio capire come fa ad essere più stabile un Senato che, come è stato detto, è una realtà continuamente cangiante, cioè in cui ogni volta che viene eletto un consiglio regionale arrivano nuove persone che tra di loro, tra l'altro, magari sono forze politiche differenti, quindi non si capisce perché dovrebbe essere più stabile. Ma parliamoci chiaro, diciamoci una cosa una volta per tutte: in Italia qualsiasi legge elettorale c'è, non cambia niente nel momento in cui il giorno dopo si assiste al mercato delle vacche, in cui gente che passa da destra a sinistra e da sinistra a destra tradendo la volontà degli elettori. Questo dobbiamo dircelo una volta per tutte, perché altrimenti si parla del nulla. E tra l'altro, siccome io so che le persone oneste pensano che se uno sbaglia nella vita, perché capita di sbagliare, capita di fare qualcosa che non vorremmo fare, poi però se sei onesto, se hai un po' di coscienza, ti stai in un angolino, non hai l'arroganza di rivendicare qualcosa sull'errore che hai fatto. In Parlamento non funziona così. Se tu tradisci il tuo elettorato, se tu tradisci gli elettori, che è la cosa peggiore che ti può accadere se sei in politica, tu vieni premiato. Vi faccio due esempi. Volete sapere chi è il mio interlocutore in Commissione Giustizia per il Governo? È Gennaro Migliore. Gennaro Migliore è stato eletto nelle file di SEL, è arrivato alla Camera, dopodiché lui all'inizio interveniva contro l'Italicum, ma poi a un certo punto è scattata un'illuminazione, è passato nel Partito Democratico, è diventato relatore dell'Italicum, e per il tradimento che ha dimostrato gli viene regalata la poltrona di sottosegretario alla commissione, al governo, alla giustizia. Mi direte: vabbè, magari sarà preparato. È laureato in fisica Gennaro Migliore ed è sottosegretario alla giustizia. E perché lo è? Semplicemente perché ha tradito gli elettori. Noi viviamo in questa realtà. Vi prendo un altro esempio: Dorina Bianchi ha cambiato in 15 anni circa 7 schieramenti, 7 schieramenti, 7 maglie, 7 elettorati. Una persona che secondo me è l'incarnazione esatta dell'ignoranza istituzionale è sottosegretario ai beni culturali. Noi ci ritroviamo queste persone a governare il paese. Il problema non sono le regole della democrazia, così come non c'è nessun risparmio, e questa è anche l'altra bugia che è anche subdola, perché approfitta del fatto che i cittadini italiani siano in crisi per
provare a storcergli un consenso sul referendum, che mi fa pensare a quando, non so se vedete ogni tanto i servizi, magari fanno strisciare la notizia questi programmi, di quelli che arrivano alla porta del vecchietto e gli fanno vedere la bolletta e gli dicono: guarda, con questo risparmi, ti facciamo risparmiare qui un euro, qui due euro, e intanto il complice entra e gli sta rubando i soldi, e così ti fanno parlare di un risparmio che non c'è, per distrarti dal fatto, come diceva all'inizio, che ti stanno togliendo il diritto di voto. E il risparmio che non c'è è sotto gli occhi di tutti, e lo capisci anche dalle menzogne che dicono, perché io dico sempre: se uno di noi ha un progetto valido nella vita, lo porta avanti senza bisogno di mentire. Se menti, vuol dire che non è poi così valido. Allora, quando Renzi dice che si risparmia 1 miliardo di euro, e 3 giorni dopo Maria Elena Boschi dice che sono 500 di milioni di euro, che se l'ha contraddetto anche Maria Elena Boschi, vuol dire che la menzogna era di dimensioni epocali, e dopo la ragioneria dello Stato ti dice che sono 51 milioni di euro, cioè parliamo di un caffè all'anno per italiano. Cioè, noi non ci accorgiamo nemmeno ogni giorno se prendiamo un caffè in più o un caffè in meno nella media dei nostri caffè. Per un caffè all'anno dobbiamo davvero rinunciare al diritto di voto, e questo è il risparmio che ci offrono, che è poi un'altra bugia che dicono, perché i nuovi senatori non prenderanno lo stipendio. E notate, non prenderanno lo stipendio, perché è vero, non prenderanno la voce dello stipendio, a parte che comunque prenderanno il loro stipendio da consiglieri regionali che non stanno guadagnando in quel momento, perché sono a fare qualcos'altro a Roma. Ma lasciamo stare questo. La vera truffa in Italia sugli stipendi esagerati che prendono i parlamentari, non quelli, lo rivendico con orgoglio, non quelli del Movimento 5 Stelle, perché noi ci tagliamo lo stipendio, abbiamo già restituito circa 19 milioni di euro dei nostri stipendi. Nella voce indennità, perché un senatore prende 5.000 euro al mese di stipendio, 5.000 euro netti per un senatore della Repubblica Italiana, sinceramente non lo trovo nemmeno questo grande scandalo. Il problema è che ne prende poi altri 4.000 per esercizio del mandato, poi altri 4.000 come diaria, tutti esentasse e tutti senza necessità di rendicontazione. Poi ne prende altri 1.300 euro per spese di viaggio non meglio determinate, perché noi parlamentari viaggiamo col tesserino gratuitamente senza spendere niente, però casomai venisse inventata un'astronave non contemplata, a quanto pare ci sono questi 1.300 euro, poi ci sono 300 euro di spese telefoniche, e poi ci sono altre centinaia di euro a titolo di indennità di carica. Questa è la truffa, e questa truffa rimane, anzi probabilmente, visto che i senatori dovranno viaggiare dai consigli regionali o dai loro comuni in cui sono sindaci, probabilmente aumenterà. Queste sono le menzogne, e non voglio nemmeno commentare menzogne di altro tipo, che sono tutte di matrice boschiana, cioè quelle sul fatto che ci sarebbe un minor rischio di terrorismo, quella secondo cui diminuirebbero i costi in bolletta. Intanto fatemi un'idea dello spessore istituzionale della gente che propone la nuova Costituzione, e quella lucis in fundo, veramente non commentabile, per cui dovrebbe migliorare l'efficacia della lotta ai tumori in Italia con il sì al referendum. Questa veramente non è nemmeno commentabile. E allora io dico una cosa: impegniamoci tutti per condividere insieme ad altre persone l'importanza di difendere la Costituzione. Noi lo stiamo facendo, ripeto, ci muoviamo tanto, però c'è entusiasmo, perché non a tutti capita di difendere la Costituzione. Volendo, possiamo sentirlo come un privilegio, e questo privilegio viverlo anche con un certo entusiasmo, così come stiamo facendo. E un'ultima cosa la voglio dire su chi sta scrivendo la Costituzione, perché non è un elemento secondario. Io dico sempre, quando entro in una libreria, io voglio sapere chi ha scritto il libro che sto acquistando, perché mi faccio una mezza idea di quale libro sto comprando. Allo stesso modo, non si può ignorare che le persone che stanno proponendo la riforma della Costituzione negli ultimi 3 anni hanno massacrato il diritto al lavoro, la scuola, e hanno consegnato i diritti e i risparmi dei cittadini alle banche. Questo non può essere ignorato, perché ci dà un'idea di quanta sensibilità abbiano queste persone rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini. Sono le stesse persone che, dopo lo scandalo delle quattro banche, in cui io avrei detto semplicemente: guardate ragazzi,
dopo quello che è successo, per 3 anni nessuno pronuncia più la parola banche. Queste persone si sono presentate in Parlamento con la legge poche settimane dopo che diceva che se tu non pagavi 7 rate di mutuo la banca si poteva prendere casa tua. Queste persone sono arrivate a questo, e se sono diventate 18 rate di mutuo non è perché abbiamo fatto, perché io all'università immaginavo il Parlamento come un luogo in cui si doveva parlare e le forze politiche dovevano contrapporsi in un dibattito costruttivo. In Parlamento tu con queste persone non ci puoi parlare. Abbiamo dovuto occupare il corridoio che portava alla Commissione Finanze e gli abbiamo detto che se non cambiavano la legge non si passava da quel corridoio. Pensate a che cosa siamo costretti a fare per cercare di difendere i diritti fondamentali dei cittadini. E Dulcis in fondo in questo veramente gruppo di persone, perché ti dicono: ah, voi siete con Brunetta, Casa Pound con i partigiani, siete tutti la cozzaglia del secolo, che è una cosa proprio stupida, perché è ovvio che se c'è un sì o c'è un no ti trovi necessariamente a fianco a persone con cui non condividi niente nella visione di società, ma condividi semplicemente un no ad una proposta. Dall'altra parte invece mi interessa sapere chi l'ha scritta la proposta, e allora quando vedo che tra coloro che hanno scritto la proposta c'è un Dennis Verdini che è condannato in primo grado per concorso in corruzione, io ho il dovere di preoccuparmi. E guardate, vi dico in primo grado, qualcuno di voi potrà pensare: vabbè, vediamo come va a finire in via definitiva. No, non lo vediamo, perché una settimana fa è caduto in prescrizione il reato. E dov'è la legge sulla prescrizione di cui tutti parlano ma nessuno fa niente? È in Senato, è nello stesso Senato in cui c'è seduto Dennis Verdini che scrive questa riforma costituzionale. È lo stesso Dennis Verdini per cui una settimana fa nel processo che ricordava prima Andrea sulla P3, cioè parliamo di una società segreta per sovvertire le dinamiche dello Stato e della democrazia, il PM ha chiesto per lui 4 anni. Ha chiesto a fianco a lui in quel processo, c'è con una richiesta di 9 anni da parte del PM, Flavio Carboni, che è quel personaggio che aveva a quanto pare un ruolo importante nello scandalo delle 4 banche. Vedete come tutto alla fine torna negli stessi personaggi che, al netto di ogni considerazione sulla legalità o sull'illegalità, di fatto hanno dimostrato di non rispettare i diritti dei cittadini. E allora, siccome mi sono ritrovato, questo lo dico sempre per condividere con i cittadini che incontro con piacere le frustrazioni che ogni tanto mi capita di vivere all'interno del Parlamento italiano, io a un certo punto volevo citare in un mio discorso alla Camera Calamandrei. E in quel punto, incredibilmente, ancora ogni tanto mi stupisco di quello che accade in Parlamento, si sono alzati i fischi e i bu dai banchi del Partito Democratico. E io ero lì e non capivo, dico: ah, ma perché, come diceva Calamandrei, le maglie del Partito Democratico, la Boldrini che se la prendeva con me, ovviamente. Allora dico: vabbè. Poi un minuto dopo, io la mia citazione ovviamente l'ho fatta, ma dopo, un minuto dopo mi sono seduto e dico: caspita, però se per un attimo, facendomi una violenza quasi fisica, mi calo nei panni di un parlamentare del Partito Democratico, dico: ma chi vado a citare? Allora, se la devono citare loro, il loro padre della Costituzione, ce l'hanno una citazione da fare. E incredibilmente, perché su internet si trova tutto, una citazione del loro padre della Costituzione l'ho trovata e ve la leggo. Dice: io raffiguro la politica con 2 rubinetti, uno, pensate un po' dello spessore, uno a destra e uno a sinistra. Quello a sinistra gocciola e non c'è stop che tenga, un gocciolio continuo. Da un'altra parte c'è un altro rubinetto, un rubinetto di qua, un rubinetto di là. Trovare un idraulico in questo paese non è facile, specialmente di domenica. Dennis Verdini, 18 gennaio 2016. Cioè una persona che configura nella sua mente il sistema democratico italiano come un non meglio definito sistema idraulico, sta riscrivendo la nostra Costituzione. E a questo punto, e concludo, ho il dovere morale, tanto per segnare la distanza, per non dire gli anni luce, che separano questi nuovi padri della Costituzione da quelli invece che l'hanno scritta la nostra Costituzione,
vi leggo un passaggio che per me è meraviglioso di Calamandrei, e vi racconto anche che eravamo con Andrea Di Comano e a un certo punto al banchino del Movimento 5 Stelle si è avvicinata una ragazza, dice, una signora, dicendo: mio padre è partigiano e vi vuole regalare questo. E ci ha regalato questo disco, questo passaggio che adesso vi leggerò, con una cornice. E dice: lui non può venire perché è a casa, fermo, per motivi di salute non può uscire. E davvero in quel momento l'emozione, oltre che l'onore, sono stati fortissimi, perché pensi a una persona che ha combattuto per la democrazia, che vede in questa battaglia un nuovo modo per difendere la Costituzione. E questo è incredibile. Vi leggo questo passaggio che Calamandrei leggeva, questo è importante, ai suoi studenti. È importante perché vuol dire che vedeva nel suo ruolo di uomo di Stato anche il dovere di comunicare alle nuove generazioni il sentimento con cui avevano tutti insieme scritto la Costituzione. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate in Dio, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Io penso che il 4 dicembre scegliamo anche quale padre della Costituzione vogliamo, e io non ho dubbi, e io dico no. Bene, ringrazio per questo interessantissimo intervento, ci ha dato anche uno spaccato di quello che succede appunto, e delle contraddizioni e delle anche miserie umane purtroppo che ci sono alla Camera dei Deputati, luogo che noi tutti invece forse al di fuori immagineremmo, vorremmo, desidereremmo e fosse un luogo dove si discute veramente di problemi, dove si discute veramente di alti ideali e di come risolverli e come attuarli. Bene, lascerei, innanzitutto ringrazio già da subito tutti gli attivisti che si sono impegnati e si impegnano sempre tutti i giorni nei banchini, ricordiamo sempre le attività che danno e donano il loro tempo per tutti i cittadini e che si impegnano per lo Stato, per le istituzioni e per tutti noi, quindi un ringraziamento sempre dovuto e mai sufficiente. E aprire il dibattito, avete direi una grande varietà di competenze, di conoscenze, di personaggi, a voi la parola, se avete domande, se volete, insomma, avete curiosità, così fatevi subito. Forza, avanti con le domande. Siamo stati chiarissimi. Dell'esposizione, mi chiamo Laura Magni. Era un pensiero che mi veniva mentre tutti avete parlato dal vostro tipo di visione, no, rispetto al referendum. E la cosa che mi capita più in questi giorni di sentire, no, mentre mi trovo a parlare del referendum, del sì e del no, è che come se ci fosse come se si fosse verificato così tanto scollamento tra le persone e le istituzioni, in questo caso il Parlamento, il Senato, no? La Camera, che come se non gliene importasse poi di perderlo, no? Questo una parte, e anche perdere il diritto di voto, è come se questa sovranità sul voto non importasse più di tanto. Ecco, questa era il sentimento, ecco, anche di amarezza che mi viene, perché è difficile poi riuscire a controbattere con un sentimento così, no? Perché non siamo parole certe volte di fronte a questo tipo di argomentazione. Sì, è come tutto un devo. Grazie, mi veniva a mente una sorta di il medico, quindi ogni tanto, avendo lavorato nell'ambito delle tossicodipendenze, ho anche questa cultura un po' psichiatrica, ma allora
cerco di sfruttarla. E mi viene in mente, e ringrazio l'Aula di questo, il manifesto del Fronte del Sì, dove c'è scritto: volete ridurre il numero dei politici? Basta un sì. Guardate, in chiave psicodinamica è un lapsus straordinario. Loro non hanno scritto: volete ridurre il numero dei parlamentari? Volete ridurre lo stipendio ai parlamentari? Loro hanno scritto: volete ridurre il numero dei politici, ma i politici dovrebbero essere i cittadini che partecipano, i cittadini che si impegnano. Dietro quel cartello c'è tutta la loro volontà di eliminare la politica fatta in termini attivi, partecipativi da parte dei cittadini. E sono soddisfatti quando in Toscana vota meno del 50% degli aventi diritto, quando ci negano la possibilità di contare, quando ci hanno bloccato un referendum che dovevamo fare per valutare la riforma sanitaria che ci avevano proposto, 55.000 firme le hanno ignorate, si è fatto un referendum per l'acqua pubblica, si è fatto un referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti. Quindi mirano a demotivare i cittadini, è il loro disegno. I cittadini purtroppo abboccano qualche volta, perché dicono: ma tanto non serve a nulla andare a votare, non cambia niente. E questa è la parte, come dire, più difficile, ma è anche la parte più bella del Movimento 5 Stelle, perché tanti cittadini hanno cominciato a partecipare di nuovo su questo. E la prima battaglia a livello parlamentare, non so se ve la ricordate, era una battaglia per la Costituzione, per mantenere il diritto di voto referendario alle modifiche costituzionali. Perché la prima battaglia che il Movimento fece era perché il governo Letta voleva cambiare la Costituzione rispetto all'articolo 138. E come fecero i nostri parlamentari, che in quel momento furono dei veri eroi? Salirono sul tetto del Parlamento e tutti a dire, i soliti grillini, eccentrici, narcisisti, che vogliono fare populismo, che vogliono fare teatro. Ma se non si saliva su tetti, perché ci si salì tutti sul tetto, non ci salirono solo loro, quell'articolo avrebbero modificato in questa riforma costituzionale. È stato un muro, un argine straordinario questo. Quindi il Movimento sta facendo proprio questa forma di controrivoluzione rispetto a quella che la politica ha determinato, cioè al fatto di disinnamorarsi della partecipazione e della capacità di starci. Quindi in questo senso non molliamo, perché chi non molla, ricordiamo, Casaleggio, non è mai sconfitto. Ci sono altre domande? Semplicissima. Al di là dell'esito, che succede dopo il voto? Opzione A vince il no, opzione B vince il sì. Come ci comportiamo in conseguenza? Mi alzo perché funziona. Ok. La prima risposta è: chi vivrà vedrà. Nel senso, no, la domanda è perfetta, perché tra l'altro in questi giorni l'ultima strategia è creare l'apocalisse dopo il no. In realtà, non, io sinceramente credo che l'apocalisse non ci sarà né dopo il sì né dopo il no. Credo che dopo il sì sarà praticamente impossibile cambiare questo paese per qualsiasi forza politica. Quello che il Movimento 5 Stelle chiederà se vince il no è di andare, ma anche se vince il sì è di andare a elezioni, perché se vince il no
è evidente che, a parte che l'ha detto Matteo Renzi, ma tu mi dirai, vabbè, ne ha dette tante, no, l'ha detto il Presidente del Consiglio, credo sinceramente che qualcosa da questo punto di vista accadrà, secondo me quello sarà un momento in cui sarà giusto ridare la voce ai cittadini. Se vince il sì, in ogni caso secondo me si dovrebbe andare a elezioni, perché a quel punto la mission istituzionale che gli era stata data da Napolitano sarebbe completamente esaurita, e quindi ci sarebbe un motivo in più secondo me comunque per andare alle elezioni, e in ogni caso non ci sarà la catastrofe. Buonasera, ho una domanda per il professor Pellizzi. Volevo chiedere la sua opinione sulla lettera inviata a firma di Matteo Renzi da parte del Comitato Pellizzi per gli italiani residenti all'estero. Secondo lei ci sono gli estremi per la configurazione di un reato oppure no? Della questione di ordine penalistico, che merita un'attenzione specifica che in questa sede non è possibile fare, senza dubbio da un punto di vista di etica politica è un fatto a dir poco sconcertante che il responsabile dell'esecutivo svolga questa azione di pressione psicologica su delle persone che in modo qualificato rappresentano il paese delle più diverse operatività lavorative all'estero. Quindi è un fatto senza dubbio che da un punto di vista etico e politico è censurabile, da un punto di vista delle qualificazioni giuridiche non so se si possa configurare un reato, questo lo dico chiaramente, però è chiaramente un fatto che da un punto di vista politico si commenta da solo. Ecco. Se posso aggiungere, c'è una legge del 2000, la legge numero 28 del 2000, che dice che dal momento in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum fino alla conclusione delle operazioni di voto, la pubblica amministrazione deve astenersi da ogni attività di comunicazione. Una lettera che fa riferimento a questa legge è stata inviata dalla prefettura a vari uffici, anche a tutte le scuole, imponendo di cessare ogni attività di comunicazione che riguarda il referendum. E qui, mentre le prefetture mandano queste lettere in giro per l'Italia, noi abbiamo il Presidente del Consiglio in persona, cioè il capo della pubblica amministrazione, che comunica direttamente con gli italiani all'estero. Mi sembra una violazione gravissima di legge, se poi si vada nel penale anche io non saprei se dirlo, ma che si tratti di una violazione di legge mi pare che sia evidente, è comunque di un comportamento eticamente molto grave. Non tanto la lettera, ma anche i casi che si leggono sui giornali. Io oggi ho parlato con una mia amica italiana che vive in Olanda da 40 anni circa, e arrivano doppie schede. Qui è truffa. Questo qui abbiamo un deputato, voglio dire, ci saranno, qualora si configurino dei brogli, questo andrà verificato ex post, questi fatti che lei rappresenta e di cui ero già a conoscenza, come tutti gli italiani che seguono, saranno valutabili come indizi per configurare dei reati anche molto gravi, questo è indubbio, ma se posso ricondurmi, posso dire una cosa, sotto il profilo più generale, non ci si deve meravigliare, perché qui abbiamo avuto un indirizzo politico governativo che va ad impattare sulla funzione costituente, come si chiama, quindi è la cosa nata iniziata all'origine, perché è stata sin troppo citata l'affermazione del padre costituente Calamandrei, per la quale quando vi sia una riforma costituzionale il governo non dovrebbe nemmeno sedere nei banchi del Parlamento,
E questo effettivamente faceva De Gasperi e l'esecutivo del suo gabinetto allorquando vi erano i lavori della Costituente. Peraltro ricordo che il presidente De Gasperi, anche durante i tragici avvenimenti che erano collaterali al referendum Monarchia Repubblica, non intervenne mai. Quindi, ripeto, questi dettagli non sono altro che i corollari di tutto un imprinting plebiscitario. Finora questa parola non è stata usata, ma da una lettura dei più noti manuali di diritto pubblico comparato che facevo recentemente, quello del professor Morbidelli ed altri, proprio si nota benissimo il concetto di plebiscito. Cioè qui de facto ci troviamo di fronte ad un fatto plebiscitario che si va a accavallare sul quesito referendario, che peraltro qui rimane quella che io chiamerei una frode alimentare, perché il quesito referendario è ampiamente elusivo del fatto fondamentale che ha rappresentato l'onorevole Bonafede, in base al quale il negozio giuridico del voto, cioè la manifestazione di volontà attraverso cui i cittadini investono i loro rappresentanti, che si possono chiamare portavoce, deputati, nella sostanza i rappresentanti del popolo, i rappresentanti della sovranità popolare, questo atto, questa giuntura primaria della sovranità. Stiamo parlando di temi, guardate che noi siamo abituati a, quando dice il popolo è sovrano, non qualche cosa, un'affermazione retorica. Ci troviamo di fronte qui alla messa in discussione della sovranità del popolo. Ora, non voglio, come dire, scadere nella retorica sul fatto che in Italia è nato il concetto di senatus populusque romanus e quindi che anche una maggiore carità di patria, se non verso la nostra tradizione, avrebbe richiesto una maggiore cautela a prendere, come dire, certe confidenze con l'istituzione del Senato. Ma il fatto costituente, cioè quel fatto storico attraverso il quale si sigla il patto fondamentale tra i cittadini, è un fatto che, come vi ricordava Bonafede, si riconduce a fatti di natura eccezionale nella storia. Quindi la seconda guerra mondiale, tutta la complessa dialettica culturale che la circondò. Quindi veramente la signora prima faceva una notazione molto importante di psicologia collettiva, che anch'io, sulla quale sto riflettendo quando cerco di convincere qualcuno, meglio di sforzare qualcuno si sforzi a ragionare, cioè a dire, Montesquieu diceva che il sentire la Costituzione con sé è la virtù civile. Allora c'è da interrogarsi cosa è successo in questo paese se i cittadini non sentono più la Costituzione con virtù civile, non avvertono con qualche cosa che non interessa. Mi volevo permettere di fare un saluto alla vedova del professor Romano, che è stato per anni preside della facoltà di giurisprudenza e allievo diretto di Calamandrei, e quindi che mi ha fatto l'onore di essere presente qui, la signora Romano. Parola è superflua, quindi ognuno può fare. Sì, ma sono fatti gravissimi, ma io chiedo da cittadina, il mio voto vale uno, il voto di uno che riceve schede, giustamente lei dice andranno accettate, qui si parla anche, c'è stata una denuncia del capo di un'associazione di veneti, in Sud America, non ricordo se in Brasile o in Argentina, vengono comprate schede a 50 euro l'una. Io questa sì, è notizia. Ma queste sono cose di cui si deve occupare l'autorità giudiziaria, sono i fatti gravissimi che vanno accertati in concreto sotto l'alta vigilanza anche del Parlamento, delle forze politiche.
cioè non si può dare una risposta in questa sede, sono fatti, come se lei rappresenta un fatto di reato, cioè sono fatti di una gravità inaudita, in ordine ai quali noi possiamo fare tutte le professioni di sistema e di riprovazione, ma in questa sede non possiamo risolvere nulla. È giusto esserne consapevoli, però, ripeto, dovranno essere l'autorità giudiziaria e le forze di polizia competenti. Ci sono tutte le norme di diritto elettorale che presiedono, che prevedono delle ipotesi di reato e che quindi, qualora vengano verificate, saranno accertate. Il Comitato del No oggi ha annunciato che se dovessero vincere con i voti all'estero farà immediatamente ricorso, quindi ricordiamoci anche di questo. Vorrei solo riferire un episodio per chiedere all'onorevole se ne è al corrente. Io ho amici che visitano in Germania e parlando al telefono con uno di loro mi faceva presente che hanno ricevuto le schede elettorali, lui aveva ricevuto la scheda elettorale per sé e per la figlia, la quale figlia era via per Asimus, mi sembra, dice ma io potrei tranquillamente votare per mia figlia perché non c'è nessun controllo, perché poi si tratta di spedire la scheda e quindi se qui non si tratta di infrazioni, di violazioni, mi sembra che sia il sistema stesso che può consentire questo tipo di io credo che è evidente che il sistema ha delle falle notevoli. E il solo fatto che Renzi abbia deciso di scrivere a tutti gli italiani all'estero quella lettera dimostra che lui ha individuato un pacchetto di voti molto importante che potrebbe decidere l'esito referendario e quindi potrebbe servirsi in qualche modo di tutte queste lacune che stanno emergendo già in questi giorni. Resta il fatto che qualsiasi violazione andrà accertata necessariamente dopo, compreso il fatto anche di votare per la figlia, chiaramente con le difficoltà che ne seguono, ma in questi giorni, almeno sulla nostra posta privata, su Facebook, stanno girando un sacco di foto, di video che mettono in evidenza diverse lacune del sistema del voto all'estero. Una domanda a un senatore dei 5 Stelle, ma vi potete perché non avevo ancora 40 anni. Non sono sempre stato deputato perché non avevo 40 anni, ora sì, però, 3 anni fa no. Di rendersi promotori di un'iniziativa di legge per la revisione di questo sistema. Non è accettabile, ma non è neanche accettabile che cittadini emigrati da 40-50 anni, dico uno è nato in Italia, va bene, ma i loro nipoti che nemmeno parlano magari la lingua italiana debbano interferire su una cosa così importante come la Costituzione senza peraltro pagarne le conseguenze. Perché le conseguenze di questi voti le paghiamo noi, non le pagano queste persone. E tutta la sequela di questa, la sconcezza con cui si sta rivelando tutto il processo elettorale del voto, tutto il processo del voto estero, degli italiani all'estero, è materia su cui voi dovete fare una voce estremamente alta e grossa e denunciarla all'opinione pubblica. Noi abbiamo due giornali, solo due giornali che sono dalla nostra parte. Io oggi aprivo Repubblica, va contro il cazzo e basta così. Qual è il secondo giornale? Uno è fatto e l'altro è il manifesto. Il manifesto. Uno è fatto e l'altro è il manifesto. Ditemi di altro c'è. Non è soltanto anche all'estero, ma anche ai nostri seggi, quindi ecco perché Michele prima chiedeva una presenza nei seggi elettorali. Perché io come rappresentante lista amministrativo mi sono trovato dei problemi. Quindi è importante essere presenti durante il 4 dicembre nei seggi come rappresentanti lista. È un segnale forte, perché sennò loro si chiudono dentro. Certo. E fanno quello che vogliono, anche se non possono, ma si assicurano dentro. C'è Luca che ha una domanda. No,
voglio soltanto dire che senza dubbio la riflessione sul voto degli italiani all'estero va fatta, secondo me va fatta più sull'aspetto tecnico. Sinceramente sul discorso che sono all'estero e quindi non ne pagano le conseguenze, lì sono un po' meno d'accordo, devo dire la verità, soprattutto in considerazione del fatto che viviamo in una fase in cui tanti giovani partono, sono costretti a partire per un'esigenza di lavoro. Ho capito, ma la riflessione va fatta, però si deve mettere una regola, e la regola poi è difficile da trovare, il limite di anni oltre il quale uno che è cittadino italiano non deve più poter votare, a differenza di altri che magari vanno all'estero. Da questo punto di vista oggettivamente è più complicato, però sicuramente ci si può riflettere sopra, e soprattutto la riflessione va fatta secondo me in via di urgenza sugli aspetti tecnici del voto, che abbiamo davvero una sorta di riflessione, diciamo. C'era la luce alle terre. Sì, dunque volevo far notare e poi fare una considerazione e poi una domanda. E volevo far notare come, assistendo anche a dibattiti fra il sì e il no, anche uno ultimo con il nostro portavoce Bonafede, dove c'era un avvocato da parte avversa del sì, che mi ha fatto particolarmente arrabbiare, perché ha detto che gli strumenti di democrazia diretta e referendum con questa proposta di legge Renzi vanno a migliorare. E questa è veramente una cosa che a me mi fa veramente arrabbiare, perché io, se nel Movimento 5 Stelle, essendo anche poi facendo parte del Comitato di Democrazia Italia, un comitato che nel 2013 non c'era ancora io presente, ma mi sono aggiunto in seguito, loro hanno raccolto le firme grazie al Movimento 5 Stelle, il comitato a partito, che ha scritto una legge di iniziativa popolare, iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia, dove loro prendevano spunto da tutti i migliori strumenti di democrazia diretta esistenti nel mondo, molto dalla Svizzera ma anche in California e tanti altri, cui può fare riferimento il Movimento 5 Stelle, perché nel nostro programma questo è ben presente, cioè andare verso una più democrazia, mentre Renzi sta andando verso una democrazia. Ma quello, tornando a bomba, quello al bomba proprio, no? Quello che mi ha fatto arrabbiare di Renzi, lui praticamente ha preso questa legge iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia e praticamente l'ha svoltata in qualsiasi senso, l'ha resa, cioè ha scimmiottato l'apparenza e l'ha resa in nome e la proposta nella forma peggiorativa, cioè ha peggiorato gli strumenti di democrazia diretta volendo dare diciamo l'immagine come al solito di fare qualcosa di buono, e invece ha fatto una cosa pessima, perché come sapete il numero delle firme l'ha triplicate da 50.000 a 150.000, però lui dice che noi per far notare questo aspetto, che praticamente queste firme con triplicando lui poi dà la possibilità di discutere in Parlamento. Questa cosa che manca in realtà, che noi lo chiediamo come comitato e anche Movimento 5 Stelle, penso, di discutere le leggi di iniziativa popolare. Questa è una cosa giusta, però lui lo rende impossibile, questa cosa la rende impossibile tanto triplicando le firme e poi non scrivendolo nella Costituzione, quindi doppio inganno, perché poi lo rimanda ai regolamenti successivi, così anche per il referendum. Ecco, questo volevo far notare, e la domanda è: noi dobbiamo andare, come è stato detto da diversi interventi, dobbiamo andare verso una maggior partecipazione dei cittadini, e questo sta avvenendo, con un rincuore, anche se noi perdiamo, qui non ci siamo svegliati, non ci fermiamo più, ci sono i comitati, il Movimento 5 Stelle, io ho conosciuto queste splendide persone del comitato per il no a questa riforma costituzionale, io sono Movimento 5 Stelle, faccio parte del comitato, come tanti di noi, siamo cittadini attivi, e questo è importante, anche se io spero che non succeda, ma noi ci siamo, insomma, e speriamo di essere contagiosi. Sì, io volevo riportare il discorso a quello che ha detto Laura sulla disaffezione dei cittadini alla partecipazione alla politica, e quindi all'indifferenza verso questa perdita di voto nel Senato. Io ho l'impressione, però lo chiedo a Antonio Bonafede. Alfonso, scusa, tutti si sbagliano, guarda. Senatore Antonio. Allora, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa Costituzione
Costituzione è stata presa per scontata, ho l'impressione, come un dato acquisito di cui non c'era più bisogno di parlare né di insegnare. Molte volte i libri sulla Costituzione sono tornati a casa in tutti. E quindi la mancanza di amore alla Costituzione deriva anche dal fatto della non conoscenza della Costituzione. E c'è anche il fatto in cui, finita la guerra, si tentava anche di dimenticare da cosa era nata la Costituzione, perché c'era una specie di negazione del dolore, della guerra, eccetera, cosa che succede normalmente. Negli anni si è attaccata a questa Costituzione e si è smangiucchiata da parte dei governi per ritagliarsi dei poteri maggiori, ed è stata continuamente resa disorganica, insomma, depauperata. Io mi domando e domando al deputato: gli organi di garanzia, la divisione dei poteri, sono stati sufficienti a proteggere la Costituzione? E in futuro, anche se il no vincesse, potranno funzionare meglio per impedire che i cittadini perdano la possibilità di avere una rappresentanza? In realtà sono arrivato dopo che l'ha parlato il consigliere regionale, però volevo domandarvi cosa cambia nel rapporto regione-stato centrale, se cambia qualcosa tra il vecchio ordinamento e il nuovo che si propone. Grazie. Parto dall'ultima per dire che non si può prevedere, chiaramente, per tutto quello che abbiamo detto questa sera, non ci sono in questo momento al governo persone di cui ci si può fidare, per cui potrebbero anche immaginare poi di sfruttare una nuova maggioranza ancora più consolidata, che dà evidentemente più potere al governo, per portare avanti una loro visione di Stato che chiaramente non è la mia, non voglio nemmeno etichettare in nessun modo, ma che secondo me è molto distante dalle regole di democrazia a cui siamo abituati. Sulla domanda se gli organi di garanzia hanno funzionato, se io dico che fino ad ora, così come erano concepiti nella nostra Costituzione, sì, secondo me. Pensiamo al fatto che a un certo punto la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il Porcellum, e se non fosse intervenuta la Corte Costituzionale probabilmente il Porcellum sarebbe rimasto per un altro po' di tempo. Pensiamo a quello, il ruolo importante che potrebbe avere rispetto all'Italia sempre la Corte Costituzionale. E fino ad ora c'è stato un buon funzionamento. Purtroppo io ho visto che poi, quando si tratta di eleggere membri laici all'interno di questi organi, gli uomini, cioè i partiti, vogliono mandare i loro uomini di partito. Questo è molto grave, tant'è che il Movimento 5 Stelle viene escluso dal dibattito per individuare i nomi, non perché vuole portare i propri nomi, ma perché chiede di mettere su un tavolo i curricula dei candidati per valutare tutti insieme nel merito. Tant'è che quando il Partito Democratico si è sganciato per un attimo dalla candidatura di Violante, che ci ha portato a 30 fumate nere, e ha proposto la professoressa Sciarra dell'Università di Firenze, quindi candidata dal Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle il giorno dopo gliel'ha votata. Però senza dubbio c'è in questo momento una volontà dei partiti di poter arrivare negli organi di garanzia, anche negli organi di garanzia della separazione dei poteri, come per esempio io trovo gravissimo il fatto che chi presiede sostanzialmente il CSM, cioè il vicepresidente Legnini, fosse il giorno prima di essere vicepresidente del CSM un sottosegretario del governo in carica. Cioè ti passi dal governo all'organo di indipendenza e autonomia della magistratura, lo trovo chiaramente grave. Trovo che
un indebolimento sostanziale e profondo ci sia stato nel momento in cui questi organi di garanzia sono stati, perché gli organi di garanzia sono anche secondo me le cariche, le più alte cariche dello Stato, sia Grasso sia ancor di più la Boldrini, secondo me hanno annacquato molto il dovere di un presidente di una delle due camere di cercare di far sì che il Parlamento mantenga una propria dignità e un proprio posto istituzionale. Ricordiamo che grazie alla Boldrini ora è possibile ghigliottinare il dibattito parlamentare con la famosa ghigliottina che per la prima volta ha messo la Boldrini, e questo secondo me, come invece devo dire che un rafforzamento della Corte Costituzionale si è avuto nel momento in cui presidente è diventato il professor Paolo Grossi dell'Università di Firenze, che sicuramente quanto a spessore istituzionale, accademico, eccetera, 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 ha secondo me rafforzato quell'elemento di garanzia della Corte Costituzionale. Però parliamo di nomine che vanno indietro nel tempo, perché tutte le ultime sono finalizzate a inserire negli organi di garanzia uomini e persone di partito, e questa cosa secondo me è preoccupante. Poi con la nuova Costituzione chiaramente il tutto verrebbe peggiorato, perché la forza politica che ha al governo con 40-50 voti potrebbe eleggere un Presidente della Repubblica, e il Senato e la Corte Costituzionale, i membri laici sono 3 eletti alla Camera, 2 al Senato, quindi 2 al Senato, cioè dai consiglieri regionali nominati dai partiti, cioè poi da queste modifiche a monte a valle ne deriverebbe chiaramente un indebolimento fortissimo della funzione degli organi di garanzia. Allora, abbiamo cosa succederà dopo il voto, riforma a maggioranza, disaffezione politica e rapporto Stato-Regione. Rapporto Stato-Regione, rapporto Stato-Regione, no, e lo lasciamo al consigliere. No, io volevo dire due parole su due punti in particolare. La domanda fatta da Antonio Di Rosa, cioè ogni maggioranza si parla sulla Costituzione praticamente. E qui effettivamente il primo vulnus, per la prima volta è successo nel 2001 con una maggioranza che sia stata approvata una riforma della Costituzione a maggioranza. Io ricordo bene, votai contro proprio per questo motivo al referendum chiamato confermativo, proprio perché era la prima volta che una riforma veniva approvata a maggioranza, e io ero sicuro che poi il centrodestra avrebbe usato questo precedente, e infatti Berlusconi, appena andato al governo, disse: ora la riforma la facciamo noi, di nuovo a maggioranza. Questa è la terza volta che di nuovo si cerca di fare una riforma a maggioranza, e vediamo che sono proprio questi casi in cui sono sorti i problemi, perché con le riforme puntuali era stato possibile ottenere un ampio consenso. Quando invece si propone una grande riforma, allora il consenso non c'è, e allora passa a maggioranza e poi c'è il referendum, e questo legittima la maggioranza successiva a fare la stessa cosa sull'altra. Quindi a parer mio sarebbe stato necessario, come peraltro io ho sentito con le mie orecchie Fassino quando era segretario del PD dire qui a Firenze, richiedere i 2/3 per ogni modifica della Costituzione, cioè non dovrebbe essere possibile cambiare la Costituzione a maggioranza, perché questo legittima ogni maggioranza a fare la sua scelta della Costituzione, e il referendum non è uno scudo sufficiente, lo stiamo vedendo. Poi, giusto notare che il PD ha fatto marcia indietro su questa affermazione. Volevo dire qualcosa su cosa succede dopo il voto, la domanda che aveva fatto il giovane laggiù con la barba, al quale mi vorrei rivolgere, perché vorrei rispondere alla domanda che aveva fatto dopo il voto. Ci avrà risposto l'onorevole. Volevo aggiungere qualcosa. Beh, se dice no, succede quello che dovrebbe succedere, ovvero verrà fatta un'altra legge elettorale che non ripeterà gli errori dell'Italicum e del Porcellum. Quello sarà una necessità, perché se vince il no, questa legge elettorale non può durare, in quanto è fatta solo per la Camera e non per il Senato, quindi non c'è dubbio che verrà fatta. Quale governo avrà fatto? C'è il caso
caso che Renzi stesso rimanga al suo posto, ha anche detto il tempo di fare la legge elettorale. Dopodiché finalmente si andrà alle elezioni dopo tanti anni, perché questo porcellum ce l'abbiamo ormai da un decennio, mi sembra. Dopo tanti anni potremo andare a votare con una legge che faccia sì che gli eletti rappresentino davvero la volontà popolare, perché quello che si sta verificando adesso è che gli eletti non rappresentano la volontà popolare e per giunta mettono le mani sulla Costituzione. Se vince il sì, e dalle elezioni poi si vedrà, il popolo è sovrano, voterà con una legge elettorale rappresentativa e vedremo, come ha detto l'onorevole, chi vivrà vedrà. Se vince il sì invece, che cosa succederà? Che verrà sì cambiato l'Italia, perché l'ha promesso Renzi, l'ha promesso a Comperlo, quindi verrà introdotto qualche modifica, ma per il mio verrà introdotto solo quella modifica necessaria a non far vincere il Movimento 5 Stelle. Solo quello, perché il grande pericolo è che vinca il Movimento 5 Stelle. Quindi verrà modificato pochissimo l'Italicum, rimarremo con una legge elettorale che non assicura la rappresentanza e soprattutto andrà avanti questo progetto politico, perché questo è un progetto politico alternativo, diverso da quello della Costituzione del 48, che in realtà parte dagli anni 80. Questo è un progetto politico che vuole rafforzare l'esecutivo nei confronti del Parlamento, anche nei confronti delle regioni possibilmente, ma soprattutto avere un governo forte che possa portare avanti anche politiche sgradite all'elettorato, perché per portare avanti politiche sgradite all'elettorato ci vuole un governo capace di imporsi anche creando il consenso con i media. E si tratta essenzialmente di una verticalizzazione del potere. Questo progetto c'è e avrete già sentito più volte i sostenitori del sì dire che questa riforma non va proprio, non è esattamente quello che volevano e che sarà necessario fare ulteriori interventi. Già una riforma che si presenta così come una riforma che necessita dei miglioramenti lascia da pensare parecchio, perché una volta che si fa una riforma costituzionale la si fa bene o non la si fa affatto. Ma perché si dice che bisognerà intervenire di nuovo? Perché in realtà questa riforma, il progetto politico non lo porta a compimento. Il progetto politico di cui si parla è una verticalizzazione del potere, che è un presidenzialismo nascosto, senza i contrappesi che ci sono nel sistema presidenzialista americano e che assomiglia molto a quel premierato assoluto che aveva proposto Berlusconi. Se passa il sì, quel progetto va avanti. Se passa il no, viene fermato. Non basterà il no a fermarlo, ci vorranno cittadini attivi come Luca e tanti altri che stiano con le orecchie tese e costituiscano un'opinione pubblica vigile e partiti in Parlamento che li rappresenti. Andrea, si sta per regioni. Sì, allora, l'articolo 117, Marco, che in qualche modo viene modificato, in realtà è un articolo che serve per togliere sovranità alle comunità, questo è il senso. E forse è uno degli articoli più importanti rispetto agli obiettivi che Renzi si era proposto, quello di avocare a sé, perché nell'articolo 117 c'è anche una clausola di supremazia, di avvocare a sé tutte le scelte riguardanti progetti strategici di tipo infrastrutturale, grandi opere, inceneritori, tutta la parte di gestione dell'acqua, dei rifiuti, per cui le scelte sul nucleare, per cui le comunità locali saranno esautorate, non potranno più dir di no. Non potranno più contare, non potranno più avere valore da questo punto di vista, perché verranno fatte delle scelte di strategia nazionale che verranno considerate assolutamente strategiche e non toccabili. E quindi, come dire, tutte le azioni che i comitati contro l'inceneritore, contro l'aeroporto, fino a oggi hanno portato avanti, non potranno più avere seguito. Anche perché con la clausola di supremazia si potrà arrivare
a opere, a grandi opere, anche senza le valutazioni di impatto ambientale, se vengono considerate strategiche. Quindi pensate a che punto di oligarchia si arriverà, che poche persone su interessi grossi decideranno sulla testa di ciascuno di noi, senza avere nemmeno la possibilità di contare. C'è un'altra bugia che dicono, che cambierà in questo senso anche la sanità, perché sarà più omogenea su tutto il territorio nazionale. Ecco, la cosa che cambia è proprio la sanità, perché la parte dispositiva, la parte amministrativa e gestionale comunque rimarrà di competenza delle regioni, perché comunque è una fetta molto importante. Spendo una parola sola però su una questione che io perlomeno la sento come una questione quasi antropologica. Vi spiego meglio qual è uno dei motivi importanti del successo del Movimento 5 Stelle. Uno dei motivi del successo del Movimento 5 Stelle è stata la capacità di riportare al centro del dibattito la valorizzazione dell'etica della politica. Questo è l'elemento che a volte sfugge, e l'ha fatto con pochissimi strumenti. I valori fondamentali, onestà, legalità, massimo due mandati, restituzione degli stipendi, essere incensurati, non avere cariche pendenti, cioè cose elementarissime che però si vanno a inserire in un contesto in cui è veramente difficile definire la destra e definire la sinistra. È faticosissimo in questa fase, perché Hollande, che dovrebbe essere di sinistra, fa muri contro gli immigrati, la Merkel, che dovrebbe essere di destra, gli immigrati li accoglie, Blair, che dovrebbe essere stato di sinistra, era un guerrafondaio e ha distrutto il servizio sanitario pubblico inglese. Obama, che è stato dato un premio Nobel per la pace, era un grande guerrafondaio, 7 conflitti bellici attuali. Però guardate che da Kennedy in poi è sempre stato più facile per i cittadini dire: ma insomma non c'è tanta differenza, sono quasi tutto uguale. No, questo è un aspetto. È chi il valore del Movimento 5 Stelle, la capacità di dire: non è vero che tutti i cittadini sono tutti uguali. I cittadini vogliono contare su valori importanti. Quindi ecco il Movimento 5 Stelle ha avuto questa marcia in più, quella di identificare nel recupero dell'etica all'interno della politica e con pochissimi strumenti la possibilità di ripoter contare di nuovo. Quindi ecco che la battaglia contro questa controriforma costituzionale diventa assolutamente una battaglia di principio straordinaria per il movimento. Sì, scusa. Ma se i comitati sono riusciti hanno combattuto contro il governo regionale, perché non potrebbero combattere contro il governo nazionale? Perché il governo nazionale inserisce come strategica quell'opera, non ha più bisogno neanche delle valutazioni tecniche, quella parte lì non l'hai sentita. Sì, no, l'ho sentita. E dov'è che i comitati hanno agito? Agito proprio sugli aspetti tecnici. Perché hanno agito sul certo. E così le contraddizioni in regione spesso sono state fatte proprio in virtù dei tecnici stessi della regione, perché i tecnici della regione, siccome rischiano del suo, a volte hanno detto che la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di impatto sanitario o la VAS non erano coerenti con il rispetto del PIT, con il rispetto del territorio, con il rispetto delle normative, e quindi chiaramente erano proprio i tecnici a dire a Rossi: io fermo. Ecco che su queste questioni un ricorso al TAR lo vinci facilmente, ma se dall'alto ti dicono è strategica, non mi interessa, lì ci deve stare la centrale nucleare, ti becchi la centrale nucleare. Beh, perché non hai più strumenti, no, a parte che, e tra l'altro c'è sempre un minimo di vicinanza in più del politico regionale ai cittadini, cioè pensiamo a quello che è successo a Sesto Fiorentino nelle ultime elezioni, ti accorgi che una battaglia ambientalista può avere un'incidenza notevole sulla tua permanenza o meno in un incarico. Questo nelle dinamiche politiche ha il suo peso. Una battaglia contro l'inceneritore di Case Passerini
non gliene può fregare di meno invece al Presidente del Consiglio. Cioè questo... finito. Allora, ultima battuta, professor Bellizzi, e poi due comunicazioni semplici chiuderanno. Due sole osservazioni. Allora, sul rapporto fra Stato e Regioni, indubbiamente vi è una accentuata ricentralizzazione delle funzioni che appartenevano alle regioni in capo allo Stato centrale, che quindi segna un passaggio anteriore al 1948. Questo è stato. Ciò però è reso più grave dal fatto che lo Stato antecedente al 1948 era uno Stato con la sua struttura egualitaria su tutto il territorio nazionale. Invece questa riforma nasce sbilenca, perché le regioni a statuto speciale rimangono fuori di questa centralizzazione, il che vuol dire che noi abbiamo come un corpo che a seguito di una fantascientifica palestra ingrossa i muscoli soltanto per esempio in un braccio, e invece l'altro rimane striminzito, e un piede rimane striminzito e l'altro ingrossa. Perché, ripeto, le regioni a statuto speciale come la Sicilia, la Sardegna e alcune regioni del nord Italia rimangono fuori dalla ricentralizzazione, però avendo lo stesso un numero di senatori, che dovrebbero essere circa 18, che nell'economia dei 95 senatori di investitura regionale sono un numero che può costituire comunque un blocco ricattatorio di un certo peso. L'ultima notazione velocissima è trovo veramente assurdo che in una nazione dove sono state condotte delle battaglie pacifiste e dove ci sono anche dei considerevoli movimenti pacifisti sia completamente assente dal dibattito politico sul referendum il fatto che la norma che stabilisce che lo stato di guerra può essere deliberato, passa come inosservato, da una Camera, cioè la Camera. Ora, immaginate questa situazione: a seguito del permanere della legge elettorale, il 25% degli italiani, o anche qualcosa meno, partoriscono il 55% dei seggi che, alla Camera dei Deputati. Questa minoranza degli italiani può deliberare lo stato di guerra. Questa non è fantascienza, noi ci troviamo in una fase storica che non è più quella di quando noi eravamo bambini, che consideravamo il fenomeno bellico come qualche cosa da consegnare ai film da vedere alla televisione. Sono scenari possibili e che devono essere presi in considerazione. L'ultima cosa velocissima che dico è questa, e quindi trovo che ci sia una discrasia fra questa norma costituzionale e l'articolo 11 della Costituzione, dove si dice l'Italia ripudia la guerra, per cui il principio pacifista è un principio giuridico, non un principio morale del nostro paese. L'ultima notazione riguarda il fatto, quando si dice che è una cozzaglia tutta questa pletora di soggettività politiche diverse che afferiscono al blocco del no, e anche questo è un qualche cosa che merita un'attenta considerazione. Cioè, questo deve essere, da un punto di vista dei valori costituzionali, invece considerato un dato positivo. Vuol dire che se forze così estreme e opposte si riconoscono, addirittura forze che provengono da ciò che è stato negato dalla Costituzione, forze che seppur indirettamente si rifanno al fascismo, si riconoscono nei valori costituzionali, vuol dire che veramente si è radicato il senso di una casa comune di tutti gli italiani, e quindi il fatto che ci sia qualcuno che voglia andare ad alterare questa casa comune, questa struttura, confondendo la demolizione di un tramezzo con la demolizione di muri portanti, perché questo è il problema, poi parliamo chiaramente, qui c'è stata una riforma costituzionale che è come se in una ristrutturazione di una casa si sia demoliti dei muri portanti credendo che fossero dei tramezzi. Questo quindi credo che sia un valore positivo da riguadagnare a questa campagna. Mi scuso se ho fatto.
due comunicazioni prima di chiudere e ringraziare. Ci segnala il nostro attivista, visto appunto che parliamo di Costituzione e il dibattito fortunatamente andrà avanti in tante sedi, in sedi diverse, e speriamo appunto che porti al risultato, invece lo auspichiamo, di salvaguardare la Costituzione. Quindi un incontro sulla riforma costituzionale e i trattati internazionali sabato 26 novembre alle ore 21:15 presso la sede dell'associazione Fuori Mercato, via Gran Bretagna 133, Firenze, organizzato dal Comitato Popolare per il No al referendum costituzionale, quindi intervenite. Poi un'altra comunicazione, tutti i cittadini, se il professore ha parlato di virtù civile, quindi il avere dentro di sé, sentire la Costituzione, l'impegno, quindi chi volesse partecipare, in questo caso diciamo nel Movimento 5 Stelle, quindi iscriversi al Meetup, potete trovare la sede internet, diciamo il monomodalità internet col quale comunicano tra di loro gli attivisti del Movimento 5 Stelle, quindi www.meetup.com, Fiesole 5 Stelle, oppure la mail fiesole5stelle@gmail.com. Ricordiamo che la partecipazione, proprio uno dei nostri principi, è libera, aperta a tutti i cittadini in base alle loro possibilità e al loro tempo. Chiudo a questo punto ringraziando tutti relatori che ci hanno dato dei punti di vista diversi e tutti molto interessanti. Vi ringrazio per la partecipazione, il professor Bellizzi, il professor Cacopardo, Andrea Quartini, portavoce consigliere regionale in Toscana del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, portavoce per il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Michele Segni, che ha organizzato questa bellissima serata, tutti gli attivisti che come sempre in maniera molto 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 generosa si sono prodigati, come si prodigano sempre, per i banchini. Michele mi ricorda di segnalare che ci saranno tre gazebo a Fiesole il 26, 27 e 2 dicembre, dove chi può benvenuto e partecipi, e dove verranno fatti? Alle Caldine a Piazza Mina. Alla Cardine qui a Piazza Mino, quindi chiunque può liberamente intervenire come vuole. Salutiamo tutti e un saluto particolare al sindaco che ci ha accolto ed è sta